Buongiorno a tutte e a tutti i partecipanti a questo seminario, a questo convegno che abbiamo realizzato in questa modalità un po' diversa, insomma, che non vi nascondiamo che insomma, ci provoca anche, come dire, un po' di emozione, un po' di preoccupazione perché ovviamente abbiamo a che fare con le tecnologie, speriamo che reggano, speriamo che tutto funzioni bene. Però, insomma, siamo anche convinti che con questa modalità siamo riusciti a raggiungervi e a raggiungere anche un numero più alto di partecipanti rispetto a quello che avremmo raggiunto con il convegno, col nostro convegno della rete, che promuove l'educazione all'aperto. Che prevedeva, diciamo, circa 250 partecipanti. Questa mattina siamo un migliaio e poi, come sapete, questa sessione viene registrata, questo convegno viene registrato, per cui poi ci sarà la possibilità di riascoltarlo e quindi anche di fare riflessioni successive, perché il nostro è un percorso sempre in divenire. Bene, allora sono Filomena Massaro, sono la dirigente scolastica della scuola Capofila. Di questa rete nazionale di scuole pubbliche che promuovono appunto l'educazione all'aperto. In particolare che promuovono, e diciamo lo vogliamo ricordare, promuovono la ricerca e l'innovazione metodologico-didattica per sostenere l'educazione all'aperto. Ecco, questo come vedremo anche nel corso di questa mattinata è un elemento molto importante da ricordare. E la nostra rete, lo diciamo brevemente, nasce nel 2016 e nasce proprio dall'esigenza di tanti docenti, ma anche di genitori, di pedagogisti, insomma, di persone che hanno a cuore la scuola come dire, per implementare un modo di fare scuola. Che fosse da una parte innovativo e dall'altra che si richiamasse alle tradizioni della nostra pedagogia europea. E diciamo che le parole chiave a cui abbiamo fatto riferimento e che ad oggi sono elementi molto importanti sono tre concetti chiave. Sono il concetto di rete, quindi l'idea di appunto di fare un'attività, di stare insieme tra scuole per scambiarci esperienze e per implementare, per diciamo, migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento, ma anche rete interistituzionale, e lo vedremo, non sono io qui ora perché appunto abbiamo diversi panel attraverso i quali appunto questi concetti chiave verranno esplicitati e meglio approfonditi, rete territoriale. E inoltre appunto l'importanza della ricerca, quindi la scuola come luogo di ricerca che si connette con l'università e con appunto i centri diciamo di ricerca fondamentali per lo sviluppo appunto sia professionale sia didattico-metodologico. E infine appunto il tema fondamentale dell'educazione all'aperto. Educazione all'aperto, appunto, di cui in questo periodo, diciamo, in questo periodo di emergenza che stiamo per fortuna superando, ma che non sarà sicuramente così, diciamo, un superamento veloce, si parla molto appunto di aperto, di andare all'aperto per poter ricominciare a far scuola. Ma in realtà in questo periodo si sta parlando molto di dove fare scuola, di dove andare a fare lezione, ma non si sta parlando molto, e questo noi invece oggi vorremmo approfondire, del come, perché non basta andare all'aperto per fare educazione all'aperto. È solo uno dei molti elementi fondamentali di un progetto didattico attraverso il quale appunto diciamo, dare ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di un apprendimento più profondo, di un apprendimento più motivato
che stimoli appunto anche la curiosità. E su questo appunto ci saranno i nostri relatori, i nostri, diciamo, gli esperti che interverranno a parlarci anche di questo. Non ho detto che appunto, siccome abbiamo quattro panel e sono tutti molto ricchi, abbiamo pochissimo tempo a disposizione, quindi ciascuno di noi ha a disposizione circa 7 minuti, dico circa perché saranno 7 minuti più qualche secondo. Diciamo, per il mio panel io sottolineo che userò questa campanella per dire ai nostri relatori che manca 1 minuto alla chiusura del loro intervento. Ecco, quindi io non aggiungerei molto perché tanto diranno appunto le persone che a diverso, diciamo, attraverso un'ottica anche differente, che è di scuola, ma che è di amministratori locali, che è di diciamo di pedagogisti e di ricercatori, ecco, tanto avranno da dirci e quindi poi arriveremo alla chiusura per darci alcune parole chiave per proseguire nel nostro percorso, che è sicuramente un percorso in cui vogliamo, rilanciare l'educazione all'aperto come una prospettiva importante per la maggior parte delle scuole italiane. Non è un'ambizione, è semplicemente una proposta che ci vede convinti. E ecco, quindi io presenterei ora la nostra prima intervenuta, che è la professoressa Marilena Pillati, che è stata assessore alla scuola del comune di Bologna, e che ci ha accompagnato proprio dall'inizio, anzi è stata una delle promotrici di questa rete, anche perché diciamo, il Comune di Bologna aveva promosso da diversi anni l'outdoor education, che noi abbiamo italianizzato, però appunto l'educazione all'aperto nella fascia 06 nel Comune di Bologna, in tutte le scuole comunali. E quindi è stata la nostra interlocutrice privilegiata come appunto rapporti interistituzionali. Ora è consigliera, ci ha abbandonato, nel senso che è diventata consigliera regionale, nella regione Emilia-Romagna, e quindi diciamo le lascio ora la parola per appunto approfondire il tema anche del rapporto tra istituzioni, che per noi è stato un elemento ed è un elemento molto importante. Quindi Marilena, a te la parola. Grazie Filomena, grazie alla Rete Nazionale delle Scuole all'Aperto per questa bella occasione di riflessione che prova a guardare alla ripartenza della scuola facendo tesoro delle esperienze di educazione all'aperto che in tante scuole del nostro paese si sono sviluppate nel tempo. E volentieri cercherò di dare un piccolo contributo raccontando le ragioni che mi hanno portato come assessore alla scuola del Comune di Bologna a investire massicciamente sulla educazione all'aperto. Io sono diventata assessore nel 2011, in anni in cui, credetemi, gestire direttamente nidi e scuole dell'infanzia non era una cosa semplice. Le questioni organizzative, gestionali rischiavano di essere le uniche di cui occuparsi, diciamo, prevalentemente. Eppure mi era ben chiaro che i nidi e le scuole dell'infanzia sono luoghi importanti per le esperienze educative che offrono, esperienze che devono sapersi confrontare con i cambiamenti che attraversano la società e dunque la vita dei bambini. E per questo, nonostante le molte difficoltà, ho voluto ridare slancio a quella storica alleanza tra l'amministrazione comunale e l'Università di Bologna, tra chi costruisce pensiero nel campo dell'educazione e chi invece nei servizi costruisce esperienze. E l'incontro col professor Farnè, con un gruppo di ricercatori come lui impegnati sull'outdoor education, Michela Schenetti e Alessandro Bortolotti sono stati dei compagni di viaggio, è stato determinante nel farci comprendere che i bambini che vivono nei contesti urbani hanno perso progressivamente uno dei contesti naturali dell'educazione e della formazione dell'infanzia, l'ambiente esterno, che per il bambino è una realtà
da scoprire, da comprendere, che promuove competenze emotive e cognitive e che consente di sperimentare autonomia. Ai bambini iperprotetti nella nostra città, che trascorrono gran parte del tempo, a quelli che il professor Farnè ama chiamare gli arresti domiciliari e scolastici, viene sottratta la possibilità di confrontarsi, di misurarsi con le difficoltà, con la ruvidità delle cose e della vita. E in questo scenario le esperienze attivate nei primi anni di vita, dentro i nidi, nelle scuole dell'infanzia, assumono quindi davvero un ruolo molto importante. Lo spazio esterno, il giardino, può consentire al bambino quelle tante osservazioni e esplorazioni di cui deve fare esperienza. Ovviamente, se accompagnato e stimolato in questo percorso da educatori, da insegnanti attenti. Ed è per questo che il grande interesse che le discussioni che abbiamo avuto con gli esperti delle educazioni ci hanno stimolato, ci ha portato non solo e non tanto a organizzare periodicamente delle occasioni di riflessioni, certamente importanti sull'educazione all'aperto, ma abbiamo voluto costruire esperienze all'interno delle nostre istituzioni educative, cercando davvero quali potevano essere le modalità per restituire ai bambini quelle esperienze che erano state loro sottratte. E così, proprio insieme all'Università di Bologna, ma anche grazie alla collaborazione della Fondazione Villa Gigi, abbiamo sviluppato esperienze di educazione all'aperto, coinvolgendo le famiglie, con diciamo formando il personale che davvero ha costruito delle modalità differenti per guardare allo spazio esterno come spazio privilegiato di esperienza. È stato un progetto davvero molto importante che ha coinvolto centinaia di educatori, di insegnanti, di operatori scolastici dei nidi e delle scuole dell'infanzia bolognesi che, seguiti da coordinatori pedagogici davvero fortemente motivati, hanno introdotto nelle pratiche quotidiane un'attenzione crescente nei confronti della natura per il fuori, no? Immaginando davvero una continuità tra il dentro e il fuori nelle esperienze quotidiane. La forte motivazione, la sensibilità che si è sviluppata in quegli anni nella città era inevitabile che portasse con sé il desiderio di guardare avanti e favorire lo sviluppo di esperienze analoghe, seppur differenti, nelle scuole, diciamo, di ordine grado successivi, perché i principi e i significati a cui si ispira l'agire educativo nei servizi di nido e nelle scuole d'infanzia che hanno sviluppato il progetto di educazione all'aperto vanno ben oltre lo 06. Ovviamente anche in quel contesto il fuori deve diventare come il dentro, parte integrante di una sorta di aula e quindi il territorio può, se riempito di intenzionalità educativa e formativa, diventare un luogo di apprendimento in cui i bambini imparano che la conoscenza non può essere separata dalla propria esperienza diretta nella realtà che li circonda. È per questo che quando a Bologna, grazie all'incontro di questo movimento nato dal basso, promosso da genitori, da pedagogisti davvero appassionati, e diciamo l'incontro, dicevo, con una dirigente sempre pronta a cogliere le sfide, come Filomena Massaro, è nata la Rete Nazionale delle Scuole all'Aperto. Noi abbiamo davvero convintamente, fin da subito, offerto il nostro supporto nella profonda convinzione che ai bambini e ai ragazzi costretti a quelli che Farnè chiama gli arresti domiciliari e scolastici, dovessimo restituire gli spazi della città. Mi avvio alla conclusione, ma davvero ci tengo a dire che questa rete nazionale è una rete che abbiamo continuato a seguire come Comune di Bologna e io personalmente, anche nel mio ruolo, nuovo ruolo con
con grande attenzione e con questa rete ci siamo confrontati anche in occasione di quegli appuntamenti annuali di riflessione sull'educazione all'aperto che Bologna ha offerto davvero convintamente ogni anno a tutta diciamo, la scuola nazionale, non solo bolognese. Certamente quando abbiamo cominciato a ragionare di questo, di ridare centralità a quella relazione tra educazione, formazione e natura, non avremmo davvero mai potuto immaginare quello che sarebbe successo, quindi che gli arresti domiciliari per tanti mesi sono diventati l'unico contesto di vita dei nostri ragazzi, venendo meno proprio quel luogo di relazione, di crescita che è la scuola. In questo scenario davvero sono profondamente convinta che l'ambiente naturale, quello sociale, si carica di nuovi significati ed è uno straordinario, io credo, fattore anche di riequilibrio rispetto a quelle esperienze virtuali che sono state per tanti mesi le sole esperienze dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. E sono convinta che occasioni di riflessioni come questa, che puntano a ragionare su come fare scuola e non solo dove fare scuola, siano davvero preziose per una ripartenza della scuola che deve essere all'altezza davvero dei più piccoli. Grazie e buon lavoro a tutti noi. Grazie Marilena, grazie davvero per il contributo che hai dato e che siamo sicuri che continuerai a dare anche nel tuo nuovo ruolo. Buongiorno a tutti, è un grande piacere per me essere qui e rappresentare il lavoro che l'università e noi ricercatori stiamo cercando di fare da anni per attivare, accompagnare, sostenere la rete delle scuole all'aperto in cui crediamo molto. E in questi pochi minuti vorrei riuscire a portare quindi l'attenzione su alcuni aspetti che credo siano fondamentali, sono legati principalmente al concetto di ricerca e al concetto proprio di innovazione. Parto dicendovi una cosa che probabilmente, no, già sapete che avete sentito dire tanto in questi mesi. La storia delle scuole all'aperto viene da molto lontano, circa dal 1800, quando le prime scuole all'aperto nacquero sì per ragioni sanitarie, ma al contempo andavano sperimentando la nascita di nuovi metodi didattici più adatti ai contesti in cui si dovevano svolgere le lezioni. Perché parto da qui? Perché questo ci permette di ricordare un elemento importantissimo. Gli spazi che abitiamo e utilizziamo per fare scuola non sono mai neutrali e questo lo sappiamo bene, perché vediamo quanto incentivino o riducano metodologie, pratiche e possibilità di azione. Aggiungo dicendo che la letteratura scientifica sui benefici fisici, cognitivi e sociali di un'educazione all'aperto, soprattutto se può contare su contesti naturali, ricchi e complessi, è vasta e davvero motivante. Il rapporto scuola-territorio, poi, se ben ci pensiamo, è al centro, ormai da secoli, delle riflessioni di molti di quegli autori che continuiamo a mettere alla base dei nostri servizi e modelli educativi. Chi si occupa di didattica, quindi ciascuno di noi, sa quanto l'esperienza, e in particolare quanto le esperienze dirette, autonome e caratterizzate da emozioni positive, siano fondamentali per promuovere qualsiasi apprendimento che voglia perdurare nel tempo. E fuori stiamo bene. Quando ci possiamo muovere addirittura, inoltre, invece che costretti seduti davanti a qualcuno, davanti a qualcosa che convoglia la nostra attenzione, poi stiamo anche meglio. E penso che questo la DAD ce lo abbia proprio dimostrato. Per tutte queste ragioni, siamo qui oggi a sottolineare che promuovere un'educazione all'aperto per noi, non rappresenta non tanto e non solo una risposta all'emergenza sanitaria, che comunque c'è e ci aiuta e descrive gli spazi all'aperto come spazi più sicuri, no? In cui quel distanziamento di cui si parla avviene in modo più naturale all'esterno. Ma siamo a sottolineare quanto per noi rappresenti più che altro una risposta all'emergenza educativa che è nata ben prima del Covid-19, un'emergenza che ci offre oggi una grande possibilità, che
che è quella di ripensare insieme al senso di fare scuola. Mai come ora penso che adulti e bambini siano accomunati da esperienze e bisogni così simili. L'esperienza delle relazioni a distanza e del contenimento, il bisogno di essere accolti all'interno di contesti che siano in grado di promuovere il benessere, che siano in grado di promuovere lo spirito di comunità e di responsabilità, sia individuale che collettiva, che siano anche in grado di ridurre le preoccupazioni e il senso di impotenza che avvertiamo. In questi anni sono stata impegnata in tanti percorsi di ricerca formazione, una modalità di fare ricerca che sento molto vicina, e perché mi permette di costruire significati insieme agli insegnanti, e dagli insegnanti con cui ho condiviso questi percorsi ho imparato davvero molte cose. Questa mattina ne potrò condividere solo due con voi, ma che spero siano davvero significative. La prima che mi è venuta in mente è: l'insegnante che riesce a vivere gli spazi fuori dalla scuola come una possibilità in connessione con il curriculum, come riporta la mia slide, con le competenze, con i saperi disciplinari, ma anche con quelle metodologie didattiche attive che possono trovare spazio ovviamente anche dentro alla scuola, è un insegnante che sta bene. È un insegnante che diminuisce i suoi fattori di stress, è un insegnante che aumenta il suo senso di efficacia, si sente meno in affanno, riesce a stare in relazione con sé, con i bambini e il contesto che li accoglie. E noi sappiamo quanto questo, no? Nella scuola che abbiamo in mente non sia poi così scontato, almeno non per le insegnanti che ho incontrato e con cui abbiamo condiviso dei progetti di ricerca. L'appuntamento di questa mattina è pensato sicuramente per accogliere idee e per lanciare però anche qualche punto fermo, per accogliere idee anche esterne alla rete con interesse, per metterci in dialogo, ma è pensato soprattutto per dare voce anche a quegli insegnanti che da anni praticano l'educazione all'aperto. Perché crediamo che le competenze, le pratiche che la maggior parte di voi in questi anni hanno promosso all'interno dei propri contesti abbiano davvero bisogno di essere rese visibili, di essere estese, di trovare orizzonti di fattibilità, di essere considerate possibili e abbiano bisogno ancora di più di essere collegate al fare scuola e non tanto e non solo alla necessità dello stare fuori. Noi della rete consideriamo sicuramente l'educazione all'aperto come una priorità formativa, oggi come ieri. Per questo, fin dalla sua costituzione nel 2016, abbiamo messo alla base, al centro, no, dei nostri intenti, la formazione e la facilitazione. Vedrete che nei panel successivi capirete, no? Anche la qualità di questi processi. Oggi più di ieri crediamo che voi insegnanti abbiate il diritto di essere accompagnati in questo processo, un processo che non può investire nella vostra formazione solo per quanto riguarda le regole di sanificazione, ma che ha bisogno di accompagnarvi rispetto a questa riapertura, no? Che vi vede come veri e propri protagonisti, di essere accompagnati chi a muovere i primi passi, ma anche chi a tentare nuovi traguardi. Ma soprattutto crediamo che voi insegnanti abbiate bisogno di essere messi al centro. Di essere messi al centro delle decisioni dei tecnici, di essere messi al centro delle politiche educative, di essere messi al centro del cambiamento. Per noi al centro lo siete. Vado a concludere. Mi auguro che ciascuno di voi abbia un buon maestro nel proprio percorso scolastico e auguro a ciascuno di noi di poter essere, no, un buon maestro per qualcuno. Del mio porto nel cuore una frase che sento quanto mai attuale. È il nuovo e non previsto che ci obbliga ad andare oltre e ad essere autenticamente noi stessi. Grazie.
Credo che questa emergenza nasconda in sé una grande opportunità, che è proprio quella di tornare a vivere la scuola come una nuova sperimentazione. E guardate, sperimentare non vuol dire inventare, sperimentare significa muoversi con cognizione, riflettendo sui propri passi, sulla relazione, no? Che le nostre azioni hanno in relazione agli altri. Pensare alla scuola non come un qualcosa da aggiustare, riparare, rattoppare, ma proprio come un qualcosa da ripensare senza fare finta che nulla sia successo. E la dimensione della ricerca penso possa rappresentare la direzione di senso da percorrere insieme per uscire da quelle consuetudini e costrizioni che iniziamo a considerare veramente troppo strette. Per questo sul sito abbiamo proprio allestito uno spazio e pensato per raccogliere idee e riflessioni legate a ciò che è stato in questi mesi e ciò che sarà, potrà essere la ripartenza per voi. Il titolo è Dall'emergenza, una rete di idee per una scuola aperta. Potrei definirlo come un questionario, ma quando lo aprirete vi renderete conto che ci sono poche crocette da inserire e invece si ha lo spazio per mettere tante parole. Perché è stato pensato uno spazio di questo tipo? L'obiettivo per noi è duplice. Da un lato, permettervi e permetterci di prendere tempo per pensare e dare forma alle vostre, alle nostre idee. Quindi prenderci un tempo per pensare, per metterle lì nero su bianco. Dall'altro, iniziare ad essere in ricerca insieme e così muovere i primi passi verso il cambiamento. Grazie mille a tutte e tutti per l'attenzione. Buon proseguimento. Adesso diamo la parola al professor Alessandro Bortolotti, che è docente del Dipartimento per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, che ci riporta appunto nuovamente nell'ambito della ricerca e quindi della formazione, che appunto abbiamo detto è un elemento molto importante per le nostre scuole. Quindi a te la parola, Alessandro. Molte grazie Filomena, buongiorno a tutti, sono Alessandro Bortolotti, ricercatore dell'Università di Bologna, e tuttavia devo dire che ho fatto circa 20 anni di lavoro nella scuola media in una famiglia molto molto più ampia rispetto a quella dei nostri confini nazionali, facciamo riferimento all'Europa. Non a caso questo avrebbe dovuto essere il convegno di Gol. Gol è un progetto Erasmus, l'acronimo significa semplicemente un po' ammiccante, Go Out and Learn, cioè andiamo fuori e impariamo. Partecipiamo assieme appunto a una scuola della rete che è quella di Marano. Poi sentiremo dai protagonisti, dalle maestre Cinzia Petrucciani, Alessandra Maldina e dal preside Carmelo Adagio nei panel che seguono la loro testimonianza diretta, quindi qui non mi dilungo su questo. Ci sarà anche una collega inglese, Rowena Passi, che ci parlerà di cose, di outdoor learning, quella che in inglese si chiama la scuola. Viene definita quella che noi definiamo scuola all'aperto, learning nel senso di apprendimento, appunto. Qual è uno degli aspetti chiave? Il fatto che si apprende nel contesto. Ci dice Arne Jordet, norvegese, anche la Scandinavia è ben rappresentata in questo movimento, che la nostra classe è l'ambiente locale, the local environment as classroom. E noi a quel punto che cosa facciamo? Andiamo nel mondo e impariamo quello che c'è nel mondo, la natura, la società, la cultura, le persone, e soprattutto le relazioni. Questo è importante. Un progetto, il progetto, diciamo, chiave della
Scuola di Marano, sulla quale non mi soffermo molto, poi voi se volete potete fare lo screenshot, ma poi ne riparleranno appunto le colleghe che ho già citato. Qui sotto avete anche il link se volete appunto poi approfondire ulteriormente, eccetera. Vorrei sottolineare però questo, che cos'ha di bello, che cos'ha di interessante per la scuola pubblica? È che si può fare abbastanza regolarmente attività all'aria aperta in modo low cost, cioè non costa praticamente nulla. Sono percorsi, come dicevo, estremamente inclusivi, in senso lato, natura e cultura. Fondamentalmente, le dobbiamo vedere come parti di un insieme, perché l'inclusione nasce dal mettere assieme le cose, non solo le persone. Possono essere anche profondamente interdisciplinari. Che cos'ha di bello venendo al processo? Questo ne parlerà meglio poi Rowena Passi, anche lei nel panel successivo. Sono percorsi che partono dal piacere, sono un processo che attiva piacere, che motivano tantissimo. È il piacere che porta all'impegno e ad acquisire abilità, fare esperienze, vivere benessere e alla fine portare a migliori risultati in tutti i sensi. Mi rendo conto che possa sembrare un po' una favoletta detta così, però poi vedremo meglio le percentuali che ci mostra Rowena e insomma anche le mie esperienze di lavoro e di ricerca vanno piuttosto in questa direzione. Un ultimo aspetto. Qui è un'immagine metaforica, l'insegnante, qui rappresentato con Snoopy, che si butta in questo percorso assieme al bambino Woodstock. Cosa c'è di bello qui? Che cambia l'atteggiamento, quindi cambiano le relazioni e quindi, come dire, si cresce assieme. Non c'è più questo rapporto tradizionale, frontale, ma c'è davvero un percorso in cui si va avanti assieme e l'insegnante, mediatore, supporta e fa la regia. E questo, diciamo, è probabilmente il valore aggiunto. Io vi ringrazio dell'attenzione, dalla paura di essere troppo lungo, probabilmente sono stato anche addirittura probabilmente più rapido, così guadagniamo un po' di tempo. Vi lascio però qualche secondo, c'è per qualche riferimento bibliografico, fate un bello screenshot, molte cose di queste le trovate online, open source, e quindi magari ve le potete guardare un po' con calma. Benissimo, Messaggio per grazie la regia, ho Alessandro. finito. Grazie. Grazie Alessandro. Non hai avuto bisogno del campanello, è vero, perché hai terminato in maniera precisa all'interno del tempo che ci eravamo dati, e questo appunto ci consente poi di lasciare il campo al prossimo panel. Ecco, direi che abbiamo, diciamo, creato, abbiamo impostato i lavori. Noi vogliamo tornare a fare didattica della vicinanza. Non lo dico in contrapposizione con la DAD, è stata una necessità e abbiamo cercato di essere vicini a distanza a famiglie e bambini. Lo dico in contrapposizione a quello che spesso è la scuola, era la scuola prima di marzo, una didattica della distanza. Perché? Quattro brevi motivazioni perché noi vogliamo fare didattica all'aperto e vogliamo tornare alla vicinanza. Setting d'aula, dalla legge Casati in poi, che è l'aspetto delle nostre aule, è questo: la cattedra più o meno rialzata con i predellini, banchi, sedie, la lavagna di Ardesia, poi sostituita dalla lavagna LIM nelle classi 2.0, addirittura 3.0. Anche ambienti belli, innovativi, come questi che vedete nelle foto naturali, però questo setting d'aula che negli anni si è cercato di innovare, un po' di isole, un po' di cerchi, un po' di ferri di cavallo, ma questo setting d'aula cosa c'ha dietro? C'ha dietro l'idea di una educazione che è
trasmissione e trasmissività dall'alto verso il basso. Allora cito la nostra ministra e cito una metafora recente, l'idea dei bambini terminali di imbuti da riempire, sapere come trasmissione come insegnanti che trasmettono, riempiono le teste. E invece gli insegnanti nella didattica all'aperto possono essere creatori di ambienti di apprendimento, creatori di situazioni, creatori di imprevisti magari per i bambini, non certo per gli insegnanti, creatori di occasioni in cui si supera l'idea di un sapere che si trasmette, ma si cercano diverse fonti di sapere in cui gli alunni, gli studenti diventano insieme ricercatori di conoscenze e gli insegnanti organizzatori di occasioni per sapere. E quale migliore occasione del territorio? Qui vedete delle immagini non prese a caso, sono tutte immagini che si riconducono al territorio della scuola che io dirigo, sono un dirigente scolastico, e alle attività di outdoor che si sono svolte negli ultimi anni. Il territorio è oggetto e strumento di apprendimento. Si può partire sicuramente dal cortile della propria scuola, dai residui, dai resti architettonici o storici che ci sono nel proprio territorio, dagli aspetti antropizzati. Il territorio non è solo la foresta, la natura o questa cascata dove abbiamo fatto quest'estate un corso di aggiornamento per degli insegnanti, ma è un'occasione per conoscere, curare il territorio e per farlo trasformare appunto in oggetto di apprendimento, ma anche uno strumento di apprendimento, un tramite per moltiplicare i saperi. Però tutto questo ci porta alla necessità di ripensare i tempi e le discipline. Sì, queste slide sono sfocate, meglio così. Però potete vedere nell'alternanza dei colori delle classici quadri orari delle scuole primarie. Il tempo nelle scuole primarie ingabbiato in disciplinarizzazione, pessima parola, scusate se la uso, ma data da esigenze organizzative. La docente di religione a scavalco fra plessi e istituti, l'esperta d'inglese anche lei spesso scavalca plessi, l'organizzazione della palestra nei diversi orari e quindi il tempo di apprendimento parcellizzato per esigenze organizzative ma non rispettando tempi e modi degli apprendimenti dei bambini. E in più questa cosa assurda che l'anno prossimo finalmente non ci sarà più di mettere in prima primaria 11 voti numerici su 11 diverse discipline. Quasi che nella creazione dei comprensivi sia la secondarizzazione, appunto, questa disciplinarizzazione intensa dei saperi ad aver permeato la primaria e non quanto l'esperienza dei campi di esperienza, appunto, dell'infanzia aver contaminato la primaria. C'è bisogno di tempi distesi, c'è bisogno di tempi più adeguati all'esigenza dei bambini e dei ragazzi. C'è bisogno di fruire diversamente del tempo e questo si può fare con un buon lavoro di equipe, con una buona programmazione fra insegnanti. E ho voluto dare quattro suggestioni per rispondere un po' alla domanda perché lavorare all'aperto, per cambiare gli ambienti di apprendimento, per superare la trasmissività, per considerare il territorio come oggetto e mezzo e strumento, per una diversa concezione del tempo. Tutto ciò richiede un po' di fatica, richiede un po' di accompagnamento. La rete delle scuole all'aperto è una rete di scuole, quindi dirigenti e insegnanti. Il club convegno del panel 4 con tutte le insegnanti che vi racconteranno cosa fanno all'aperto. Io ho cercato di dare qualche suggestione sul perché, come hanno fatto prima Michela e Alessandro. Ma c'è anche, a volte le insegnanti ci chiedono ma quando uscire, ma dove andare all'aperto, ma in che modo? Per cui abbiamo diversi compagni di strada nella rete all'aperto, possono essere educatrici ambientali, possono essere pedagogiste. Manuela Fabbrici, educatrice ambientale, lavora alla Fondazione Ghigi di Bologna e spesso per la rete accompagna fuori insegnanti, bambini. Milena Viani, pedagogista, vive e lavora a Catania e spesso per le scuole della rete nel catanese accompagna fuori insegnanti e bambini.
Cinzia Petrucciani, insegnante di scuola primaria, vi racconterà forse l'occasione di quelle foto che avete visto prima, che sono tutte foto legate a progetti di outdoor learning nella sua scuola primaria e spesso testimonia di questo lavoro nelle altre scuole. E poi abbiamo voluto confrontarci con Rowena Passi. Rowena Passi l'abbiamo incontrata durante il progetto GOL, a cui accennava prima Alessandro, e ci mostrerà un esempio di strutturazione di un network fra tante scuole per promuovere l'educazione all'aperto. E adesso passo la parola a Manuela Fabbrici, educatrice ambientale, che viene dalla Fondazione Villa Ghigi di Bologna. Allora, porto la mia esperienza e quella dei miei colleghi della Fondazione Villa Ghigi, un centro di educazione alla sostenibilità che si trova appunto a sede a Bologna, e da più di 30 anni accompagna le scuole, i bambini all'aperto. Quindi diciamo che noi educatori ambientali da sempre abbiamo questo lavoro alle nostre spalle di fare lezione, potremmo dire così, all'aperto, di favorire il contatto con la natura e con l'ambiente. E siamo convinti delle molteplici potenzialità che l'aperto porta alla scuola, e soprattutto siamo convinti anche che i bambini, quando gli viene favorita l'esplorazione, viene favorita anche la ricerca autonoma e anche stimolata la curiosità e accolta la curiosità, stanno bene, e tutti questi elementi favoriscono un apprendimento, direi, profondo, non superficiale, un apprendimento che di cui fare tesoro nel mondo della scuola. E se con questo approccio, chiamiamolo così, ecosistemico, che quando si impara in natura o si impara in ambiente esterno, si è immersi nell'ambiente, quindi il libro che si legge, se potremmo dire così, noi siamo calati dentro al libro, siamo dentro la pagina e la scriviamo in un certo senso, e con questo approccio ecosistemico globale e multidisciplinare, mi sono occupata della facilitazione. E come facilitatrice che cosa ho fatto? Il facilitatore, mi è venuto in mente questo paragone, ha il ruolo come quello del lungo picciolo che si chiama arachide, che collega le piccole foglioline di una foglia composta. Cioè il ruolo del facilitatore è quello di connettere e di coordinare le varie parti che fanno parte del processo di sperimentazione. Quindi si relaziona con il dirigente scolastico per tutto ciò che è l'organizzazione scolastica, sceglie e si relaziona con i formatori, perché decide anche e organizza il corso di formazione che gli insegnanti seguono, si relaziona con gli altri membri della rete e soprattutto è punto di riferimento per il gruppo di insegnanti, quindi stimola i più prudenti, valorizza i più esperti, fa circolare l'energia dei più entusiasti, si confronta insieme agli insegnanti sui posso, voglio, riesco, ce la farò, ecco, tutte queste è punto di riferimento continuo, ma soprattutto è quello che fa passare dalla teoria alla pratica il gruppo di insegnanti, facendogli conoscere il territorio, quindi le aule a cielo aperto che esistono per ogni scuola, a direi metro zero, cioè il giardino scolastico non è più solo un'area ricreativa, ma è uno spazio educativo, e quindi accompagna gli insegnanti a riconoscere le potenzialità educative dei loro spazi all'aperto, i parchi urbani e così la piazza, la città intera, ma anche la montagna, il mare, a seconda dove si trova la scuola. E soprattutto a sperimentarsi in un'aula a cielo aperto che non ha più banchi, non ha più cattedra, non ha più sedie dove sedersi, non ha più neanche i bagni, ecco, è un mediatore operativo, e quindi a sperimentarsi con aule magari fatte di
cuscini per terra, a mani molto vuote, diciamo, semplici, non aspettando tutto quello che magari verrà, che sarà più utile, cioè come strutture o come tavoli all'aperto, ma semplice astuccio, una borraccia d'acqua e qualche cuscino, qualche telo per incominciare, qualche tavoletta dove appoggiare i propri fogli. E, detto questo, poi cosa fa il facilitatore? Organizza anche degli scambi con scuole esperte, quindi perché come la foglia ha bisogno di ossigeno e di nutrienti per alimentarsi, anche gli insegnanti hanno grande bisogno di scambi, scambi gassosi, scambi nutritivi. E quindi si organizzano, siamo andati per esempio a visitare e abbiamo invitato le insegnanti della Pestalozzi di Milano, scusate, di Firenze, della rinnovata Pizzigoni di Milano, abbiamo invitato maestri magari di ASCII che sono esperti e soprattutto abbiamo invitato anche insegnanti per esempio di Gaggio Montano come Cinzia e Alessandra Maldina. E che dopo essere stati partecipi del percorso di sperimentazione sono diventati assolutamente anche dei formatori, insomma, quindi sono diventati degli insegnanti esperti, delle scuole anche faro per noi. Quindi questo è anche un grande orgoglio, un grande successo, diciamo, della rete delle scuole all'aperto. Il facilitatore quindi fa tutto questo, deve armonizzare tutti questi elementi. E se è un educatore ambientale, porta molto spesso la voce della natura e quello che è del territorio, quindi tutti gli elementi che non rimangono isolati, perché quando si studia la natura o si studia in natura è impossibile isolare le discipline. Ma si ha un approccio completamente globale, quindi magari degli insegnanti ci hanno riferito che partendo dall'osservazione, lo studio di un albero, sono arrivati a leggere all'aperto, a fare arte all'aperto, motoria all'aperto, matematica all'aperto, grammatica all'aperto e così dicendo. Quindi come da magari ma si spera anche tantissime uscite e tantissime lezioni all'aperto, si sia raccolto un bagaglio di stimoli così ampio da alimentare il programma, anche se non si deve dire, comunque la progettazione di tutto un anno scolastico, perché è il territorio e l'ambiente esterno che possono essere quello che viene definito lo sfondo integratore, insomma, il tema comune che portatore però anche di appunto motivazione e benessere psicofisico per tutti i bambini. E anch'io sono per riprendere un'educazione non più a distanza, questo rimpiango molto io invece il convegno al Testoni dove si poteva abbracciare, ci si poteva vedere, utili queste tecnologie, ma sono tutto quello che noi avremmo voluto evitare nelle nostre sperimentazioni, quindi speriamo di tornare, di rivederci fuori e di lavorare di nuovo appunto nei prati, nelle piazze e anche fra gli alberi e gli animali che ci circondano. Cinzia è un'insegnante della scuola primaria Tiziano Terzani e, come diceva prima Manuela, in occasione fa da testimonial della scuola all'aperto e incontra altri insegnanti e accompagna loro in questo percorso. Prego, Cinzia. Buongiorno a tutti, come ha detto il dirigente scolastico Carmelo Adagio, sono un'insegnante che opera in una scuola della provincia di Bologna che da oltre 10 anni sperimenta l'educazione all'aria aperta. La scuola, che è appunto la primaria di Marano, è intitolata al giornalista e scrittore Tiziano Terzani, come vedete. Ma non a caso, invece proprio con un'idea esplicita, che è quella di trasmettere messaggi di pace, di accoglienza e di rispetto delle differenze. È riconosciuta nel nostro territorio e da tutta la cittadinanza come una scuola che accoglie, motivo per cui i nostri alunni hanno molteplici specificità e peculiarità.
fondamento della scuola e ideale di noi docenti è l'uso dell'ambiente esterno per mediare gli apprendimenti e motivare i bambini ad apprendere in modo globale, sentendosi veri protagonisti del loro sapere. L'idea di educazione all'aperto nasce da un intento profondamente inclusivo, col pensiero che all'esterno ogni bambino possa trovare una dimensione privilegiata ed uno spazio personale, nel rispetto dei suoi personali tempi di apprendimento e dei suoi interessi. Nella nostra scuola, per la didattica quotidiana, gli insegnanti possono utilizzare un'aula all'aperto, che è situata a circa 300 metri. Tuttavia, il progetto principale, quello del quale voglio parlare oggi, è l'outdoor learning, al quale noi insegnanti dedichiamo tutte le settimane il pomeriggio del lunedì. E ha la finalità di sviluppare nei bambini delle competenze interdisciplinari. Il progetto, come diceva prima il professor Bortolotti, si basa sulla metodologia dell'Outdoor Journeys, che è stata ideata dal canadese Simon Beans. E negli ultimi 3 anni abbiamo utilizzato questa metodologia per il progetto Erasmus Plus Goal, appunto Go Out and Learn. Le attività di outdoor si svolgono a classi aperte, a gruppi che vengono scelti liberamente dai bambini e sono eterogenei per età, nei quali i bambini più grandi accompagnano i più piccoli in un'ottica di tutoraggio tra pari. Ogni anno scegliamo il filo conduttore di ricerca che scaturisce dalla meta raggiunta l'anno precedente e porta i bambini ad esplorare il loro territorio di vita sotto molteplici aspetti. I bambini durante le escursioni osservano e si interrogano su ciò che vedono dal punto di vista naturalistico, scientifico, storico, culturale, ma anche tradizionale delle tradizioni del posto. Al rientro in aula formulano domande. E in base ai loro interessi, con l'aiuto di noi docenti, dividono le domande in categorie. E poi iniziano tutte queste attività di ricerca di informazioni sul territorio esplorato. Alla base delle esplorazioni c'è un intento di far conoscere le risorse del territorio, ma anche di salvaguardia e di cura del luogo di vita come posto di benessere. Quest'anno il progetto ci ha portato alla scoperta della fauna che vive nell'area appenninica. Tramite varie uscite nei boschi siamo andati a cercare tracce di cervi, di cinghiali, di lupi ed anche di istrici. Abbiamo installato con i bambini due fototrappole nei boschi. Poi le siamo tornate a prendere dopo circa una settimana, poi nuovamente le abbiamo spostate e al rientro poi in classe abbiamo visionato i video e le immagini che erano state registrate, per poi approfondire le caratteristiche degli animali che erano stati fotografati, le loro abitudini di vita. Ogni branco, abbiamo stabilito noi di chiamarci così, ha deciso di indagare un aspetto in base all'interesse dei suoi componenti. E come potete vedere, alla fine del lavoro di ricerca, ogni branco ha restituito agli altri le scoperte fatte in un'ottica di condivisione del sapere. Ci tengo a precisare che quest'anno il filo conduttore è stato naturalistico, ma non sempre è così. Negli anni siamo andati a indagare anche aspetti storici e architettonici del nostro territorio, e non solo del nostro territorio, ma anche sempre più lontani dalla scuola. Abbiamo scoperto castelli, antiche rocche, terme, alcuni monumenti, e poi siamo andati anche alla scoperta di città. Siamo andati ad esplorare Mantova, Verona.
Ecco, qui vedete la restituzione del lavoro, insomma, ai compagni. In conclusione, ci tengo a ribadire che la metodologia dell'outdoor learning porta l'insegnante veramente a riflettere sul suo ruolo e ribalta la prospettiva della trasmissione top-down per passare invece a quella di una reale vicinanza, di un ascolto del bambino, del rimettersi completamente in gioco per camminare insieme ai bambini in un territorio che a volte è inesplorato e ci fa muovere insieme anche verso inaspettati problem solving. Grazie Cinzia. Vi ringrazio. Grazie Cinzia. E prima di passare la parola a Rowena, recuperiamo l'intervento di Milena, una pedagogista, vive e lavora a Catania e come dicevo prima per Manuela, svolge insieme ad alcune scuole della rete questo compito di accompagnamento, di facilitazione che prima ha descritto Manuela. Prego Milena. Come pedagogista mi occupo proprio di questo, di progettualità educativa e di spazi dell'apprendere, in particolare di spazi di apprendimento all'aperto. E lo faccio tenendo molto in considerazione i modelli organizzativi della natura. E la didattica all'aperto permette proprio uno stile di apprendimento secondo natura. E proverò in questi pochi minuti a raccontarvi, ad descrivervi alcuni degli elementi fondamentali della didattica all'aperto. Sicuramente due elementi fondamentali sono il fuori e il gioco. Vi descriverò un po' quali sono gli elementi fondamentali della didattica all'aperto. Il fuori e il gioco, il fuori inteso non solo come spazio all'aperto, ma anche come possibilità di andare fuori dagli schemi di apprendimento classico. Il gioco invece inteso nella sua dimensione di piacevolezza, di godimento, appunto, come diceva Bortolotti nell'apprendimento. La piacevolezza è proprio quella che nasce anche dalla curiosità innata e naturale dei bambini. Tutti sappiamo in fondo che non c'è apprendimento se non c'è divertimento. Einstein diceva: imparare è un'esperienza, tutto il resto è solo informazione. Ecco, esperire è un altro degli elementi fondamentali della didattica all'aperto. Esperire significa permetterci di sentire, di percepire. Noi esseri animali svolgiamo questa funzione del sentire e del percepire solo attraverso i nostri sensi. Non c'è nulla nella nostra mente che non sia prima passato attraverso i nostri sensi. E la didattica all'aperto è proprio la didattica dell'esperienza e quindi dei sensi in piena attività. Questo rende la didattica all'aperto una didattica aestetica. Dal greco significa proprio rapportarsi a qualcosa attraverso i sensi, che poi è il contrario di anestetizzare, di anestetico, che significa proprio privare dell'uso dei sensi, della percezione. Spesso mi chiedo e chiedo a tutte le insegnanti che incontro durante la formazione, quanto è estetica la nostra scuola? Quanti sensi sono attivi nella nostra scuola? Ecco, la didattica all'aperto è portatrice di un metodo percettivo, motorio ed estetico. Più sensi sono coinvolti nel processo di apprendimento, più l'apprendimento sarà vivido, coinvolgente, di qualità e duraturo. Tra l'altro ormai ci sono decine di studi, decine di esperti, decine di ricerche che dimostrano che non abbiamo solo cinque sensi, c'è chi ne descrive nove, chi ne descrive 12, chi di più. Primo tra tutti il sesto senso, la propriocezione, cioè la capacità di percepire il proprio corpo nello spazio e nell'ambiente, di percepirlo come un corpo all'impiedi piuttosto che seduto, in bilico su un piede piuttosto che un corpo che si sta arrampicando. E proprio il sesto senso, la propriocezione, è uno dei sensi fondamentali nel ciclo di infanzia e primaria, perché in quella fascia di età l'apprendimento in modo naturale avviene soprattutto attraverso il corpo e non attraverso la mente. Quindi più sensi sono coinvolti, più connessioni neuronali si creano, perché ormai è risaputo che l'intelligenza non dipende tanto da quanti neuroni ci sono nel nostro cervello, ma da quante connessioni si riescono a creare. E anche in questo per me ritorna un po' il modello organizzativo del mondo vegetale.
nel quale tutte le funzioni sono diffuse in tutto l'organismo, non c'è un solo organo centrale che dirige tutto e da cui dipende tutto. Quindi più sensi sono coinvolti, più l'apprendimento è diffuso, perché arriva da più fonti. E così è nella didattica all'aperto, non è più solo la maestra, il maestro o il libro l'unica fonte di apprendimento da cui arriva la conoscenza e quindi l'apprendimento, ma si mette in atto un apprendimento diffuso, praticamente avviene come una moltiplicazione di input, dove ogni bambino, ogni elemento dell'ambiente, ogni adulto può diventare lo start per il processo di apprendimento. E quindi tutti, bambini, maestri, ambiente, si è parte fondamentale dell'avventura dell'apprendere. E in questo entrano in campo altri due elementi fondamentali della didattica all'aperto, che sono il territorio e le relazioni. La didattica all'aperto non è una didattica che preconfezionata che cala dall'alto, bella e pronta, con degli schemi fissi, ma è una didattica che in realtà si adatta alle particolarità del territorio dove la scuola ricade e trova connessioni, crea reti, crea collegamenti, affinché si possa mettere in atto una scuola quanto più possibile appunto estetica, una scuola del fuori, una scuola del gioco e che utilizza molto i sensi. E per questo sono importanti anche le relazioni e le comunità educative. Servono sempre più territori dell'apprendere. Le relazioni nel territorio sono fondamentali per la scuola. Una scuola che fa didattica all'aperto crea relazioni, crea reti, perché tutto può essere risorsa e fonte di apprendimento nel territorio. Questo elemento delle relazioni credo che non sia da sottovalutare, ci fa capire che tutto è connesso, che le cose che accadono dentro la scuola non rimangono chiuse dentro le mura scolastiche, ma ricadono appunto sulla comunità, sul territorio più vasto, sulla società, su tutta la nazione. Non ci sono compartimenti autonomi in cui se accade qualcosa non ricade anche in altro, tutto è connesso. Infine, un ultimo elemento fondamentale nella didattica all'aperto, non perché sia ultimo in ordine di importanza, ma perché nell'elencazione è venuto un po' per ultimo, è il tempo, la dimensione del tempo, che nella didattica all'aperto cambia completamente forma. Non è più un tempo da inseguire per riuscire a portare a compimento qualcosa, o un tempo dal quale farsi inseguire per riuscire a portare a compimento qualcosa, ma è un tempo carico di senso e di significato, è rimodulato proprio in funzione dell'esperienza, del fare, e in particolare dello stare, del saper stare nel flusso di quello che si sta facendo, dello stare nel qui e ora di quell'apprendimento. In fondo il più grande gesto educativo è proprio la capacità di stare, adulti, bambini, ambiente, tutti in quella situazione di apprendimento, nel pieno del flusso. E concludo questo mio intervento con un brano di Michael Ende, l'autore di Momo e la ricerca del tempo, forse più conosciuto come l'autore della storia infinita, che recita proprio così. Esiste un grande e pur quotidiano mistero. Tutti ne facciamo parte, ma pochi se ne rendono conto. Questo mistero è il tempo. Ci sono orologi e calendari per misurarlo. Misure di ben poco conto, perché tutti sappiamo che a volte una singola ora dura un attimo e altre volte un'eternità. Tutto dipende da quello che viviamo in quell'ora, perché il tempo è vita e la vita dimora nel cuore. Finisco qui il mio intervento. Grazie a tutti, a te Carmelo. Grazie Milena, grazie. Grazie per avermi fatto suonare il campanello, perché Cinzia e Manuela non me l'avevano fatto suonare, erano state troppo brevi. E adesso sono molto contento di presentarvi Rowena. I am glad to introduce you Rowena Passi. E siccome le difficoltà tecniche non ci fanno paura, Rowena parlerà in inglese e io farò scorrere un PowerPoint con la traduzione in italiano. Non essendo il mio inglese eccezionale, cercherò di seguire passo passo le istruzioni di Rowena. Vediamo se anche questa sperimentazione difficile riesce, ma era molto importante per noi parlare, mostrarvi quello che vi deve raccontare Rowena, cioè un modello di strutturazione di un network, di una rete,
che include università, scuole, compagni di strada, volontari, e che è stata molto diffusa nel nord-ovest dell'Inghilterra e che è stato seguito da Rowena, perché può essere un modello utile anche per noi. Thank you, Rowena, you can go. Hello everyone, sorry, I'm Rowena from Plymouth and I'm here to talk today about what was at the time the biggest outdoor learning project in the UK. And it's provided a model for a new project that started last year that's had £6 million worth of investment from the government. So we were really pleased and proud that this model was one that was seen as being worthy of being rolled out elsewhere. Next, please. The project was funded by the government, the Department for Education, for Environment, Food and Rural Affairs, Natural England and Historic England. There were three aims of the project. One was to increase the amount of outdoor learning that was done in schools. The second was to help teachers building outdoor learning into their everyday practices. And the third was to encourage outdoor learning providers to work with schools. Next, please. And the project was delivered through the four project elements of local advisors. I'll come on to the model in a minute. A volunteer program to help teachers when they went outside. The idea behind that was that when teachers take 30 children outside, they're going to need extra help. We had a web service that the idea there was that people could just go on and find resources for outdoor learning from the web service, and they could find people that would support them. And then the fourth element, which was a really important one, was the evaluation. Yes, please. Next, please. And the practical targets, if you like, of the project were to involve 200 schools. That's quite a lot of schools for us. To involve between 200 and 500 volunteers to make outdoor learning sustainable in schools. In other words, to have a model that they could use in the future that wasn't going to take too much funding. And that had become embedded in school practice. And then our fourth aim was to add value to the project. In other words, to bring extra money into the project as we were going along. But the whole idea was to change the culture in schools so that they embraced the idea of outdoor learning and took it into their everyday practice. Next, please. Next, please. Thank you. And the project itself was focused on learning and activities within the school grounds. So it was either within the school grounds or within walking distance. And we're talking about woods, or because we live very close to the sea, or quite a lot of us did, you could go down to the beach as well. And this picture here shows the area of the project implementation, the red bit is where we live in the southwest of England. And if you look on the picture on the right, the black bits are where the schools were that we recruited. Okay, thank you. Next, please. Right, and here is the model, the project model. We had a central team that was at the university. And the central team led and managed all the different aspects of the project, including hub leader recruitment, the budget, the web service, the evaluation. We managed absolutely everything from the center. But it was at the same time a model of devolved responsibility. So we had five hub leaders in five different areas, as you saw on the map just now. And they organized the outdoor learning in their hubs, if you like. They were responsible for recruiting beacon schools. We wanted between 5 and 8 in each hub. Then the beacon schools were responsible for recruiting other schools that would join in with them. And then the schools themselves were meant to have an outdoor learning team. And the idea behind that is that if all the outdoor learning knowledge is with one person,
when that person leaves, then outdoor learning goes as well. So have a whole team within the school to make sure that the responsibility and the knowledge was shared throughout the school. Next, please. And here are the numbers. We recruited 125 schools, and that means that 125 schools took part in the evaluation. There was another 65 schools that took part in the project activities. And within those 125 schools, there were 2,500 teachers, 2,500 teaching assistants, 40,000 pupils, and around about 325 volunteers. It was very difficult to count the number of volunteers because they came and went. Very difficult to manage them. Next, please. And the evaluation numbers, over 3,000 surveys from schools, pupils, providers and volunteers and parents. And we did 24 case study visits where we did interviews with staff, pupils and volunteers. So you can see there was a very widespread evaluation of the project. And next, please. This is what we found. That 95, but this is a teacher's response to our survey that said that 95% of children enjoy 95% of teachers agreed that outdoor learning had a positive effect on children's enjoyment of lessons. You can see all the others here: connection to nature, social skills, engagement with learning, health and well-being, and behaviour. These are things that you've been talking about, I believe. The one thing that they were very reluctant to admit to was attainment. It's very difficult to link greater attainment to, or greater performance in exams to, going outdoors. Next, please. And teachers said that it was good for them too. It was good for their teaching practice, it was good for their health and well-being, for their professional development, and interestingly, their job satisfaction. We have a great problem in England with teachers leaving the profession. So for them to say they enjoyed outdoor learning was just wonderful. So that's great. So next, please. Just to sum up for the model, the hub leaders were the really, really important people. They were the key appointment because they were the ones that recruited the schools and kept the whole thing going within the hub. They needed excellent educational networks and they needed experience in outdoor learning. And that was, those are the two things. Well, they also needed motivation and enthusiasm and energy. And the best ones had all of those. We realized that you need time to establish the structure at a hub level. That was really important. It took much longer to get the program going than we thought it would. Hubs recruited between 20 and 33 schools. We found that 20 is the ideal number because by the time they get to 33 schools in one hub, then they've got the hub leaders themselves have too much to do to keep the whole thing together. And then finally on this one, the beacon cluster model didn't really work. They much preferred a collaborative, non-hierarchical model of collaboration. Next, please. So to sum up really our learning from the project, it's really important that outdoor learning has senior leadership support. So that's the head teacher and all the senior leaders. It needs to align with school priorities. In other words, it needs to be to work with the school and not bring in a different agenda. It needs time. It's really important to allow teachers the time to understand what it is they're trying to do and how they're trying to do it. You need to give teachers the confidence to take children's learning outside. It can fit well, particularly in England, which is very much dominated by surveillance, really, in terms of school inspection and performance criteria.
You need to give staff lots of confidence and lots of CPD to make sure that they are confident in taking their teaching outside. And then I think, and this is a really important one, you need to love going outdoors. It's very difficult to give children a love of going outdoors if you don't like it much yourself. So you a final point, start small. Don't suddenly change everything. Start small in your school grounds. Just take the time to work out what it is you're doing and how to get there. Thank you very much. Thank you, Rowena. Thank you very much. È davvero, se non c'è piacere nel fare outdoor, questo piacere non si potrà trasmettere ai bambini. Thank you very much. E questo modello, ci tenevamo a presentare questo modello perché coinvolge un gran numero di scuole, molto più che ad esempio della nostra rete di scuole. Ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vogliono risorse governative che sono alla base di questo progetto. Per cui abbiamo da riflettere. Thank you Rowena, thank you Manuela, thank you Cinzia, thank you Milena. Passiamo al prossimo panel, facciamo una parentesi dalla rete delle scuole, parliamo con alcuni interlocutori esterni e poi torneremo con le insegnanti nel panel 4. Ciao a tutti. Allora, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Aspetto che entrino anche gli altri relatori e sistemiamo il nostro schermo. Buongiorno a tutti. Allora, io farò un'introduzione molto breve perché non voglio togliere tempo ai relatori che hanno sicuramente molto da dire. Io mi chiamo Francesco Muraro, sono il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giacosa di Milano, meglio conosciuta Milano perché in buona parte è composto dalle scuole del Parco Trotter. Il Parco Trotter ospita queste scuole all'aperto dal 1922, un progetto quindi che ha una lunga storia ed un progetto soprattutto che è frutto di un'interazione tra più attori che mi piace richiamare perché nasce come una scuola che non ha solamente avuto all'origine l'intento di fare appunto un luogo dell'istruzione in un ambiente gradevole, ma aveva, diciamo così, l'ambizione di essere un progetto che tenesse insieme l'istruzione e l'apprendimento e anche la tutela della salute dei suoi alunni. Un progetto che è nato dal pensiero di un sindaco e di un assessore, sindaco Caldara e l'assessore Veratti nel 1922, appunto, mettendo insieme quindi un'intenzionalità politica, la capacità amministrativa di realizzarla, la consulenza del pensiero pedagogico di allora, delle punte più avanzate, Pizzigone e Montessori in particolar modo, e poi più avanti anche il pensiero di John Dewey. Ovviamente tenendo conto che questa scuola aveva anche, e da tuttora per tanti aspetti, una vocazione sociale importante. Quindi tutti gli attori che servono per fare un buon progetto di scuola e una scuola che guardi oltre i suoi edifici, quindi sappia dialogare col territorio, c'erano. Quindi il pensiero, l'università, la riflessione pedagogica, la politica, la buona amministrazione, la scuola con i suoi contenuti, il territorio. E nel panel che andiamo a presentare adesso, credo abbiamo attori e relatori che rappresentano un po' tutte, no, queste anime che insieme possono dare vita a progetti importanti, perché abbiamo con noi il professor Cesare Rivoltella, che è docente di didattica e tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento all'Università Cattolica di Milano, Cesare Moreno, che è presidente dell'Associazione Maestri di Strada, Paolo Limonta, che è assessore all'edilizia scolastica del Comune di Milano e anche e soprattutto maestro elementare, e Luigi Gallo, che è presidente della settima commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Quindi abbiamo, riassumendo, università, scuola, politica, amministrazione, territorio e strada, se posso aggiungere questa parola che vorrei fosse presa, diciamo, nel verso giusto,
cioè come luogo dove i ragazzi spesso vivono esperienze, no, che sono anche di apprendimento e che Cesare Moreno sicuramente ci racconterà. Allora, non prendo altro tempo e passo la parola al professor Rivoltella. Grazie, grazie Francesco Muraro per l'invito e per avermi introdotto. Io ho provato ad esercitarmi sul tema di questa sessione, che mi sembra fosse la scuola che vorrei, e quindi vorrei provare a condividere con voi la mia idea che ho tentato di raccogliere attorno a cinque idee che secondo me riguardano la scuola, a prescindere dall'emergenza, dalla post-emergenza, dalla presenza e dalla distanza, dall'uso delle tecnologie o dal ricorso ad una didattica non tecnologica. Io credo che la scuola che voglio, che mi piacerebbe tornassimo a costruire, sia la scuola e basta. E ripeto, la costruisco attorno a cinque idee, questa mia immagine. La prima idea, ecco, vorrei una scuola che non fornisse ai suoi studenti uno status sociale, ma competenze, capacità di accogliere il nuovo, di risolvere problemi. È un po' quello che suggerisce un linguista applicato americano che si chiama James Paul G, in uno dei suoi ultimi libri non tradotto in italiano, che si intitola The Anti-Education Era, l'epoca antieducativa, che è l'epoca nella quale lui sostiene noi ci troviamo, perché, dice G, almeno così a lui sembra, abbiamo perso nella stragrande maggioranza dei casi la capacità di porre il problema educativo, e quindi per noi spesso la scuola è un luogo grazie al quale costruire capitale culturale e possibilità di affermazione nei nostri figli, provando a collocarli il più in alto possibile nella scala sociale quando saranno usciti da lì. Ecco, G, invece, io sono d'accordo con lui, dice che gli piacerebbe che la scuola continuasse a fornire agli studenti conoscenze, capacità di accogliere il nuovo e soprattutto di risolvere problemi. Seconda idea, vorrei una scuola capace di promuovere uguaglianza, non di accesso, non solo di accesso, ma nella opportunità della riuscita. Questo è un po' il grande tema che è alla base di scuola di Lettera ad una professoressa. Sono passati 50 anni, ma siamo ancora lì, mi sembra. Perché? Perché forse oggi la scuola garantisce, forse garantisce uguaglianza di accesso, ma poi non garantisce pari opportunità di riuscita. E credo che questo sia un secondo grande obiettivo per la scuola del futuro: tornare a ragionare in termini di garantire pari opportunità di riuscita agli studenti, che non vuol dire tutti promossi, evidentemente, sarebbe banale, anzi sarebbe volgare, ma significa essere capaci di scovare i talenti. E i talenti non sono i geni, di geni ce ne sono pochi. Ciascuno di noi, in quanto insegnante, se ne ricorda un paio o tre in tutta la sua carriera. Ma i ragazzi di talento, i bambini di talento, invece sono tantissimi. E spesso quei talenti sono ben nascosti. Sono ben nascosti sotto una riuscita scolastica il più delle volte pessima, insoddisfacente. Quei talenti vanno trovati, coltivati e messi nelle condizioni di potersi esprimere. Una scuola che promuova pari opportunità di riuscita. Terza idea, vorrei una scuola che non ragioni in termini di competenze professionali o in termini di impiegabilità. Mi piacerebbe una scuola capace di sviluppare pensiero critico, pensiero divergente, capacità euristica,
di fronte alle questioni e la capacità euristica di fronte alle questioni non è andarsi a cercare una soluzione già fatta che la mia maestra o il mio professore una volta a lezione mi ha spiegato. No, capacità euristica significa utilizzare tutto quello che si è maturato, conoscenze, abilità e competenze per trovare soluzioni innovative, originali, non pronte, a problemi nuovi, inaspettati, che ci si impongono senza preavviso, senza darci possibilità di anticipazione. In buona sostanza, per citare un libro di Martha Nussbaum di qualche anno fa, mi piacerebbe una scuola per la democrazia e non una scuola per il profitto. Mi piacerebbe non una scuola che prepari i bambini, i ragazzi ad essere perfetti ingranaggi della macchina lavorativa domani e strumenti per produrre PIL, ma mi piacerebbe creare le condizioni perché questi bambini e questi ragazzi domani siano uomini, dice la Nussbaum, capaci di pensiero critico e posizionale. Pensiero critico è quello che ci regala l'autonomia di giudizio e ci insegna a pensare con la nostra testa, un bene quanto mai prezioso in questa società informazionale nella quale invece ci viene imposto o suggerito di pensare in maniera conforme a quello che è popolare e non, quello che è, e non a quello che è conforme al vero o coerente con i nostri principi, con le nostre idee. E il pensiero posizionale è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, è la capacità di fare quell'esercizio straordinario che è il cambio del punto di vista. E guardare le cose dal punto di vista dell'altro significa veramente essere inclusivi nei confronti di tutte le diversità, diversità sociali, diversità di capitale culturale, diversità di tradizione e di provenienza geografica, etnica, culturale. Quarta idea, vorrei una scuola capace di fornire a tutti una vita dotata di valore e la capacità di dare un contributo in termini di socialità e condivisione. Siamo una società ripiegata su se stessa, siamo una società onfalopatica, ammalata della malattia di chi si guarda l'ombelico, di chi non riesce ad uscire dal proprio orizzonte. Costruire una scuola capace di fornire a tutti la capacità di dare il proprio contributo in termini di socialità e di condivisione significa mettere mano ad una scuola per la socialità, per la partecipazione, per la cittadinanza. Ho finito. La quinta idea è legata ad una scuola capace di proporsi come luogo di produzione culturale. Se impariamo a capire che la classe è uno spazio per la produzione di cultura, allora riscopriamo il valore della scuola come spazio politico, politico in senso alto, nel senso di chi si prende cura della polis. Grazie, ho finito, ho sforato di qualche secondo, ne chiedo scusa. No, ci mancherebbe, io sono stato fiscalissimo. Allora, chiederei a Cesare Moreno se ci sono problemi di connessione, abbiamo risolto, che ho visto che è riapparso e scomparso più volte. Se ci siamo, possiamo dargli la parola direttamente? Sì, mi sentite? Sì, sì, sì. No. Prego. Ok, un attimo che chiudo un po' di finestre. Va bene, intanto volevo dire che condivido molte cose che sono state dette nei panel precedenti, per esempio, vabbè, mi ero segnato i nomi e non li trovo più, ma Rovenda certamente è stata interessante, ma anche una pedagogista, Milena Viani, e poi le cose che ho sentito adesso a Rivolterra. Io, diciamo, punto la mia attenzione, diciamo, l'intervento inglese mi è piaciuto perché, come al solito, mi pare che loro si pongono il problema in dimensioni
sistemica, anche se magari non è l'intera scuola, però in dimensioni sistemiche, non in dimensioni sperimentali. Credo che noi siamo ancora troppo spesso, non per scelta, ma costretti a fare delle cose esemplari che però poi non restano esemplari a vita. Sono la prima scuola all'aperto è stata sperimentata, credo, nell'Italia meridionale negli anni immediati del dopoguerra, ed era proprio una scuola senza aule. C'era pure un ispettore che si occupava di questa scuola senza aule, e quindi diciamo era un esperimento molto avanzato che si è fatto verso la fine degli anni 40 addirittura, e poi è rimasto lì come migliaia di belle cose che sono state prodotte dalla scuola italiana. E io, quindi, a me interessa una cosa che è stata già detta, ma io la voglio ripetere in un modo molto forte, che la scuola all'aperto di per sé non mi dice molto se non si collega strettamente al fatto che dobbiamo produrre un sapere aperto. E produrre un sapere aperto, siccome anni fa, qualche anno fa qua in Campania è stato fatto un progetto scuole aperte e stava scritto a tutto e a tutti, e io mi sono ribellato, non è così. Aperta che significa un'altra cosa, non di aggiungere sempre nuovi volumi alla nostra enciclopedia, ma significa rinunciare all'enciclopedia. Cioè noi non possiamo più pensare a un sapere enciclopedico, e questa è una rinuncia grave, perché i docenti sono preparati sulla base di un sapere enciclopedico, ne posseggono un pezzetto più o meno ampio, più o meno pluridisciplinare, multidisciplinare, però un corpus di nozioni che intendono trasmettere. Al massimo possono aggiornare questo corpus, però rinunciare all'enciclopedia, cioè passare da una situazione centrata su ciò che so ad una situazione centrata su ricercare qualcosa, questo è il primo passaggio che è, diciamo, mentalmente faticoso. La seconda cosa significa che sapere aperto, moltiplicazione dei modi di apprendimento. Si apprende per partecipazione esperienziale, si apprende per condivisione emotivo-comunitaria, si apprende facendo sensate esperienze e costruendo necessarie proposizioni, il metodo galileiano, gli esperimenti. Si apprende perché ci basiamo su un metodo induttivo piuttosto che in un metodo deduttivo, e quindi che sono informali e informali i saperi connotati e quelli denotati, e bisogna più trasmettere. Ora, tutte queste frasi contiene dentro di sé una trasformazione che non è spontanea, che non è veramente dei saperi aperti. L'altro punto è stato già citato, il tempo. Si apprende in ogni ora, in ogni mese, in ogni anno. Cioè l'apprendimento non è confinato alle ore della scuola, non è confinato alle ore mattutine, si apprende pure quando dorme. Però avere presente che si apprende in ogni circostanza è assolutamente fondamentale. E se si rinuncia a sapere enciclopedico, manca un sapere gerarchizzato, quindi dobbiamo avere un sapere a rete. Il concetto di rete nel sapere è molto più importante, molto più forte che non la rete istituzionale, gli accordi, le convenzioni, eccetera, eccetera, perché significa avere un policentrismo anche organizzativo, quello che manca è una trasformazione dell'organizzazione, che deve essere un'organizzazione fondata sul sapere distribuito. Le composizioni creative non sono fatte così, tu devi essere creativo. Ecco, la creatività non si ordina, la ricerca non si ordina, è una disposizione dell'animo che o viene suscitata attraverso un lavoro comunitario oppure non può imporre. Bene, finito.
Questo significa, dico solo i titoli, differenziare le figure dell'educazione e dell'istruzione. Io ritengo un'idiozia quello che viene detto a proposito del fatto che deve venire qua questo. A proposito del fatto che bisogna dividere in due le classi e moltiplicare per due gli insegnanti, significa lasciare intatto un impianto che non funziona. Ci devono essere più figure. E infine dico due cose. Primo, che il paradigma dentro cui noi viviamo è un paradigma che è nato per prevenire guai maggiori, non è un paradigma propulsivo, non è un paradigma che punta sull'empowerment ma punta sul controllo, e quindi è un paradigma incompatibile con la scuola all'aperto. La seconda cosa è che noi possiamo costruire una grande aula territoriale, e questo abbiamo imparato durante il coronavirus, cioè il web può mettersi al servizio. E chiudo su questo. Io in questo momento mi trovo in una scuola abbandonata, faremo dei i cosiddetti centri estivi, e la cosa funzionerà in questo modo: siccome non posso utilizzare le aule scolastiche, utilizzerò i portici. Ogni gruppo di lavoro avrà un portico, un campo intorno ai 40-70 metri da coltivare, un campo della stessa misura dove ci saranno un prato per scuole e una parte cementata in cui si possono mettere dei tavolini e cose di questo genere. Cioè, invece di avere un'aula bloccata, abbiamo un'aula plurima. In più ci colleghiamo con altre aule simili nel territorio, e questo quindi significherà che noi, invece di avere un'aula chiusa da quattro muri, abbiamo un'aula che coincide con il territorio. E questo possiamo fare anche grazie al fatto che possiamo utilizzare in modo creativo e attivo i collegamenti internet, come stiamo facendo anche in questo momento. Di quanto tempo ho sforato? 2 minuti e mezzo, neanche troppo, neanche troppo. Ci stava, anche perché quest'ultimo pezzo di intervento credo sia assolutamente in collegamento con quello che ci dirà Paolo Limonta. Posso passare la parola? Grazie intanto a Cesare. Eccomi. Moreno. Mi sentite? Sì. Allora, ringrazio la Rete Nazionale delle Scuole all'Aperto. Mi sentite? Ringrazio la Rete Nazionale delle Scuole all'Aperto per questo invito, per questo convegno e soprattutto per tutte le cose che sono state dette, le idee, le suggestioni e le riflessioni che sono state avanzate, e che non mi rendono più contento del solito. Io sono di solito sempre molto contento e molto ottimista. Purtroppo dobbiamo prendere atto che la scuola continua a non essere al centro dell'attenzione e dell'iniziativa del governo italiano, e questo è un problema grosso, perché questo è quello che esattamente succede da 20 anni, forse di più sostanzialmente, e neanche questa la situazione che si è venuta a creare è riuscita, almeno fino a questo momento, a capovolgere questa situazione. Io ripeto spesso che quella di settembre non può essere immaginata solo come una riapertura della scuola. Non abbiamo allungato le vacanze di 4 mesi e rientriamo a scuola come se non fosse successo niente. Quella di settembre deve essere l'apertura di una scuola nuova che dà più attenzione soprattutto alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, ai loro diritti e a quella che noi definiamo alla loro felicità, perché io penso che l'obiettivo di tutti noi che facciamo scuola deve essere quello di garantire che le scuole siano dei luoghi dove i bambini possano essere felici, dove le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi possano fare dei percorsi di crescita,
di cui loro sono assolutamente al centro. Purtroppo non è così, purtroppo io le uniche due parole che mi aspettavo di sentire dalla ministra dell'istruzione, ricordo che si chiama ancora ministra dell'istruzione perché pubblica è stata cancellata, l'aggettivo pubblica è stata cancellata ai tempi della ministra Gelmini e non è stata più ricollocata sulla targhetta del Palazzo di Via Trastevere. Le uniche due parole che io mi aspettavo di sentire dalla ministra sono organici e finanziamenti, risorse. Parto dalle risorse. Le risorse, stiamo verificando un fatto straordinario sostanzialmente, che noi abbiamo chiesto, qui parlo come assessore all'edilizia scolastica, noi le amministrazioni, le città hanno chiesto al governo soldi che arrivassero subito e fossero immediatamente spendibili. Ovviamente questo riguarda in particolar modo l'edilizia scolastica nel nostro campo, perché i fondi devono arrivare subito e devono essere immediatamente spendibili. Mi sembra, lo devo ancora controllare perché ero talmente indignato che non l'ho controllato fino in fondo, mi sembra che ieri sia arrivato un bando, cioè le amministrazioni locali devono partecipare a un bando per ottenere i fondi per l'edilizia scolastica. Ecco, non aggiungo altro, andrò a controllare se questa cosa è vera, i miei uffici ci stanno già lavorando e sono quasi più indignati di me. L'altra parola che io mi aspettavo di sentire era organici. Cioè, noi a settembre del 2020, allo stato attuale, riapriremo le scuole esattamente come le abbiamo riaperte a settembre del 2019, cioè con gli organici non adeguati alle istituzioni scolastiche, cioè con gli insegnanti di sostegno che non ci saranno come non ci sono stati nel 2019. E io insegno nella stessa scuola che presiede Francesco Muraro, insegno al Trotter, e mi ricordo l'anno scorso le telefonate vergognose che alcuni dirigenti scolastici sono stati costretti a fare ai genitori con bambini con disabilità per dire loro di mandare i figli a scuola solo alcuni giorni alla settimana perché non c'erano ancora tutti gli insegnanti di sostegno in servizio. Bene, questa cosa non è successa. Allora, ancora una volta siamo noi, sono gli insegnanti, sono i pedagogisti, sono tutti quelli che vivono e fanno vivere la scuola tutti i giorni e sono il contorno di tutti quelli che ci sono attorno a quelli che fanno vivere e vivono la scuola tutti i giorni, che devono lanciare delle proposte, devono avanzare ancora una volta, devono cercare di percorrere coraggiosamente dei percorsi e delle strade che dovrebbero essere normali in un paese diciamo così civile, che invece normali non sono. La prima questione è quella che noi dobbiamo risarcire tutto quello che è stato tolto ai nostri bambini e ai nostri ragazzi in questi mesi. Io credo che le bambine e i bambini e le ragazze e i ragazzi siano state la fascia di popolazione in assoluta più colpita dall'emergenza coronavirus. Sono stati rinchiusi nelle loro case e le case, come giustamente sappiamo tutti noi e sa Cesare Moreno, non sono tutti uguali. Ci sono stati bambini che hanno vissuto la reclusione casalinga in case da 100 metri quadri con la loro stanza individuale dove potevano accendere il computer e collegarsi alle lezioni a distanza. Ci sono stati bambini che sono stati reclusi in case da 30-40 metri quadri in 4-5 con la mamma che doveva cucinare, i fratellini che si lamentavano e il papà che magari aveva perso il lavoro perché la sua ditta è fallita in questi mesi, oppure aveva un lavoro precario che non ha più potuto svolgere. Ma oltre a essere chiusi in casa, i bambini sono stati chiusi
tutti una serie di luoghi importantissimi per la loro crescita e per la loro socialità, a partire dalle scuole ovviamente, ma anche dai parchi. Guardate che noi abbiamo sottovalutato una questione che secondo me è stata esemplificativa. Quando sono stati riaperti i parchi pubblici, cioè quando le persone hanno ricominciato a frequentare i parchi pubblici anche oltre i famosi 200 metri intorno a casa, le uniche aree che non sono state riaperte nei parchi pubblici fino a pochissimi giorni fa sono state le aree giochi per i bambini, perché c'era il problema della sanificazione dei giochi. C'era il problema della sanificazione dei giochi. Quindi il risarcimento, finisco velocissimo dicendo queste cose. Noi a Milano abbiamo fatto partire un progetto che è partito dal movimento E tu da che parte stai, a cui abbiamo messo come nome la scuola sconfinata, perché secondo noi la scuola deve ritornare al centro della vita dei quartieri e delle città, e quindi la scuola sconfinata significa che la scuola si appropria di luoghi dei quartieri e della città di sua pertinenza, che non sono soltanto i parchi e i giardini, ma sono anche i marciapiedi, le vie, le piazze, gli edifici intorno, ma che il quartiere entri, invada la scuola, perché la scuola comunque è il centro del quartiere, perché coinvolge non soltanto gli studenti e gli insegnanti, ma coinvolge i genitori e una marea di persone che girano intorno ai bambini. Tutto parte da un elemento fondamentale, e cioè riportare la scuola al centro dell'attività quotidiana dei quartieri e delle città, dell'attività quotidiana non soltanto didattica e pedagogica, ma anche dell'attività quotidiana politica e amministrativa. Noi a Milano stiamo cercando di farlo, abbiamo fatto partire una mappatura di tutti i luoghi interni ed esterni alle scuole per rispondere all'esigenza del rientro a scuola a settembre. Abbiamo avviato un'interlocuzione molto forte come amministrazione comunale con i dirigenti scolastici, perché la nostra preoccupazione principale è che a settembre i dirigenti scolastici rischino di trovarsi ancora una volta soli a dover risolvere dei problemi che invece devono essere affrontati e risolti complessivamente dalla politica. Grazie e scusate. Grazie Paolo, il tuo sforamento è stato standard, diciamo così, per questo panel, quindi no problem. Passerei a questo punto direttamente la parola a Luigi Gallo. Buona giornata a tutti, io sono confortato dalla presenza di questo incontro e questo confronto di tante persone che sono interessate ad un tema che trovo strategico in questo momento. Abbiamo parlato tutti, ho ascoltato tutti del tema dei tre assi, cioè tempo, spazio e come fare una didattica differente. Io vorrei in questa fase concentrarmi sul tema degli spazi, perché ritengo che anche nel prossimo futuro noi abbiamo bisogno e necessità di una rivoluzione degli spazi dal punto di vista degli educativi. Per semplificare, nonostante diciamo appunto non esistono dei modelli generali, ma esiste l'adattamento al territorio, io parlerò, cioè, dirò quali sono secondo me i tre principali spazi che bisogna andare ad rivoluzionare. Il primo naturalmente è quello attuale in cui vivono gli studenti, ed è chiaro che lì sappiamo benissimo un tema che ci portiamo da decenni
sul fronte della sicurezza degli edifici, ma anche di un tema in cui gli spazi, l'abbiamo visto in alcune slide anche, il setting delle aule, eccetera, non sono adeguati alla forma di apprendimento e alla necessità di apprendimento di oggi, rappresentano un modello antico, e quindi la rivoluzione degli spazi degli edifici scolastici deve essere un obiettivo anche di questi stati generali rilanciati dell'economia, per iniziare a trasformare le nostre città in spazi che siano dedicati all'apprendimento, che spingono su una società della conoscenza. Gli altri spazi sono gli spazi culturali. Gli spazi culturali oggi, secondo me, devono trovare una nuova mission, cioè la mission educativa. Ci sono tanti imprese creative, imprese culturali, enti, associazioni che già hanno come focus il progetto educativo, i percorsi educativi, ma spingere di più su questa alleanza mondo della cultura e mondo della scuola è secondo me in questa fase strategica. E anche lì c'è una necessità che teatri, cinema, musei, siti culturali diventano luoghi accoglienti per l'apprendimento, perché non è che un teatro da oggi a domani si trasforma in un luogo di apprendimento, deve essere naturalmente con gli operatori, con adeguati trasformazioni, dedicarsi a questa missione. Questo, secondo me, è non solo un aspetto molto concreto, ci sono degli emendamenti presentati al decreto rilancio che parlano di iniziative del genere e che dovrebbero essere approvate o comunque affrontate nelle prossime giornate, ma aggiunge quell'alleanza anche di persone interessate ad avviare un dialogo del genere importante. Terzo, parlando diciamo anche degli studenti delle secondarie di primo e secondo grado, va costruito uno spazio accogliente per le generazioni, per le generazioni che si affacciano nella vita sociale, si affacciano anche nel dover scegliere che cosa fare del proprio futuro, e ci vogliono dei luoghi dove università, ricerca, imprese creative, dove possibilità di fare laboratori che diventano, ecco, quello che si è detto prima, un luogo dove il talento dei tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine che frequentano le nostre scuole non venga sprecato, perché quel talento spesso rimane nascosto a vita, cioè perché non è stato mai raccolto, fatto esplodere, esplorato e diciamo probabilmente è stato soffocato in un percorso, può essere stato soffocato, e quindi noi perdiamo una grossa opportunità non solo per lo studente in sé, ma è la società che perde quello opportunità di avere delle persone capaci di sprigionare quel talento che rimane soffocato. In tutto questo, chi mi ha preceduto ha ragione, diciamo, le amministrazioni hanno la necessità di diventare protagonisti di questa fase. I sindaci, gli assessori, a mio avviso, affrontano, e noi dobbiamo accompagnarli in modo più strutturale possibile, anche a partire dall'avvio di questo anno scolastico, a costituire una rete di comunità sul territorio, perché sarà necessità una necessità che i sindaci e gli assessori accompagnino a individuare reti educative di supporto a tutte le scuole del territorio, spazi educativi di supporto a tutte le scuole del territorio, e questo affrontando anche
i drammi che qualcuno ha raccontato, quella della povertà educativa e culturale che diventa sempre più pesante dopo il Covid, dopo la pandemia, e quello che riguarda anche la mortificazione che hanno subito tanti studenti con disabilità in questa fase, dove anche lì è venuto a mancare diciamo un sostegno integrato, ma troppo parcellizzato ognuno nel proprio settore. Quindi oggi, se io penso al mio comune, associo il sindaco alla gestione dei rifiuti. Domani sarebbe bello poter associare il sindaco a un attuatore dei diritti di comunità educative sul territorio, alla costruzione di città educanti, cioè un'altra mission importante. E per tutti dobbiamo lavorare. Perché mi conforta oggi essere con voi in questa fase? Perché comunque la scuola diciamo costituente che dovrà venire va costruito con un approccio di collegialità. Cioè io immagino che anche nella programmazione di un anno scolastico che dovrà essere diverso, che vado a concludere, dovrà essere diverso, i dirigenti scolastici, i docenti dovranno affrontare in modo collegiale con gli studenti e le famiglie le modifiche al percorso che loro intendono realizzare nel prossimo anno scolastico. Quindi affrontare una ridefinizione degli spazi, una ridefinizione dei tempi e una ridefinizione delle attività da svolgere insieme agli attori che dovranno essere coinvolti in questa fase, perché così riusciamo a costruire un percorso di trasformazione di successo. Se invece sarà una scelta calata, per cui è anche definita anche solo internamente agli attori che vivono una scuola, parlo dei lavoratori, dirigenti, docenti e personale, probabilmente non avrà, anche se fosse l'idea migliore messa in campo per quella scuola, può infrangersi su un mondo delle famiglie, sul mondo degli studenti, perché non c'è stata un'analisi collegiale, un confronto collegiale a cui i genitori, le famiglie e i ragazzi non hanno potuto partecipare e scrivere la direzione del prossimo anno scolastico insieme a chi lavora nella scuola. Allora, ringrazio tutti i relatori, credo che tutto sommato siamo stati nei tempi, anche se questo ovviamente non deve essere a detrimento dei contenuti, questi sono i tempi di questa modalità che ormai un po' tutti stiamo imparando a gestire, anche noi facciamo la nostra didattica a distanza con i nostri alunni, speriamo di uscirne, come si dice, migliori, nel senso di più bravi a fare queste cose, ma di uscirne in generale. Per tornare in una scuola che abbia dentro molte delle cose che sono state dette in questo panel. Corrado Bosello è il conduttore del prossimo panel. Arrivederci. Bene, grazie Francesco. Buongiorno. Ora è fuori gli insegnanti, quindi saluto Alessandra Maldina, Laila Evangelisti, Chiara Protasini, che sono qui con voi in questo primo tempo di questo panel. Seguiranno altri insegnanti. Mi chiamo Corrado Bosello, pedagogista di professione, pedagogista all'aperto. E con me, con Simona Serina, Monica Gori, Marco Iori, Benedetta Rossini, Rita Ferrarese e molti altri pedagogisti, continuate a vedere in gioco gli enti locali, voi sapete, comuni, le città, una parte molto importante dello Stato, è stato detto, e noi siamo i tecnici di fatto più vicini a voi insegnanti, ai dirigenti scolastici, offriamo una regia qualificata, tutto ciò che serve per fare rete, per spostare una parte dell'insegnamento fuori dall'aula, come diceva la maestra Juliet Robertson, e seguendo anche fuori tutte le indicazioni nazionali.
Individuiamo le migliori e più facili, più semplici, meravigliose le parole di Rowena, occasioni di apprendimento in tutti i contesti vicini, concretamente, praticamente i parchi, i cortili, le piazze, i migliori giardini scolastici. Ogni risorsa che intorno a voi e alle vostre scuole esiste di fatto. Nella rete, lo sapete molto bene, è decisivo praticare l'educazione all'aperto bene, sostenere insegnanti, motivarli, rassicurarli, facilitarli, formarli. E vedete bene come gli insegnanti della rete che parleranno adesso non dispongono di... possono proporvi delle situazioni, dei contesti di apprendimento abbastanza semplici, promettenti, sicuri, certamente ben ponderati insieme ai loro colleghi in forma collegiale. E c'è da 5 anni, lo sapete, un sito, grazie a una redazione e con il contributo del pedagogista Marco Iori, documentiamo le scuole all'aperto. Lo facciamo attraverso la valorizzazione delle vostre migliori pratiche, le più qualificate, le più interessanti a nostro avviso, e quest'estate tutta la rete vi propone di formare voi stessi, le vostre colleghe insieme a noi sul sito, con video discussi, ideati, proposti da insegnanti di scuola pubbliche aderenti alla rete. Ci sono tante mani, tante intelligenze in questa rete. Dunque, ora la parola passa agli insegnanti. È una scuola viva, una scuola possibile quella che ascolterete. È una scuola alla vostra portata, anche se occorre tempo, occorre formazione. Forse non tutto ciò che insegnerete fuori all'inizio vi potrà risultare usuale, semplice, lo sappiamo. Ci sono poche scorciatoie, ma si può fare molto insieme. In questo panel partiamo dalla scuola primaria pubblica. È chiaro a tutti quanto fondamentali siano stati i servizi per l'infanzia da 0 a 6 anni nel nostro paese per partire, e come la sfida oggi sia anche quella delle scuole secondarie all'aperto. Quindi partiamo. Io sono un coordinatore senza campanello, so che sarete al solito puntuali. Saluto Alessandra Maldina della scuola Tiziano Terzani con le sue colleghe. Avete sentito prima Cinzia Petrucciani, da molti anni propone un intervento, Come leggere con gli occhi degli alberi. È il suo titolo. Carmelo Adagio è il loro dirigente, un infaticabile promotore della rete, e l'avete ascoltato ora. Apre Alessandra al primo gruppo di insegnanti, quindi a te Alessandra, buon inizio. Grazie. Allora, salve a tutti, sono Alessandra Maldina e insegno nella scuola Tiziano Terzani di Marano, quassù nell'Appennino tosco-emiliano, come vedete qua dalla foto. Nella nostra scuola sperimentiamo pratiche di insegnamento all'aperto già da alcuni anni, sia come singole discipline in un'aula didattica allestita all'esterno della scuola, sia a livello laboratoriale interdisciplinare con la metodologia outdoor learning che vi ha illustrato prima la mia collega Cinzia Petrucciani. Durante questi anni di esperienza abbiamo potuto rilevare che la didattica all'aperto stimola nei bambini un contatto profondo e personale con la realtà, e che per attuarla non sono necessari grandi spazi né chissà quali attrezzature, basta un piccolo quadrato di prato, un fazzoletto di cielo visto dalla finestra. Ma dipende come lo guardi quel fazzoletto di cielo, cosa ci vedi, cosa cerchi, le domande che ti poni e come riesci poi a rendere l'entusiasmo e la scoperta di imparare. Pensiamo infatti che outdoor stia fondamentalmente negli occhi di chi guarda e sia una qualità del sentire che possiamo educare, allenare, affinare. Inoltre, fare didattica all'aperto significa dare al bambino una risorsa in più, permettergli di sperimentare un'unicità di mente e corpo, percepirsi come un unicum di apprendimento. Facciamo un esempio. Io posso leggere ai bambini il racconto di Apollo e Daphne dalle Metamorfosi di Ovidio in classe, oppure
Posso leggere i bambini raccolti sotto una pianta di alloro. In questo caso i bambini possono ascoltare contemporaneamente, sentire l'odore della pianta, udire il fruscio delle foglie, sentirsi toccare dai rami, mentre nel racconto i capelli di Daphne si allungano in fronde e le braccia diventano rami di alloro. Ecco che l'incontro a questo punto tra luogo e parola evoca la meraviglia di qualcosa che dopo 2000 anni diventa palpabile e reale. Inevitabilmente l'esperienza sarà più profonda, intensa, capace di stimolare poi realizzazioni di scrittura o di comprensioni di lettura molto più ricche ed elaborate, perché corpo e sensi sono stati coinvolti e l'espressione di quanto esperito richiederà un'elaborazione del vissuto molto più complessa, una ricerca di lessico appropriato, una strutturazione del pensiero articolata, composita, un tempo sicuramente più lungo di realizzazione. Allo stesso modo, per i bambini più piccoli, vivere la lettura di un libro accompagnata con la ricostruzione di un ambiente dello stesso può essere particolarmente suggestivo e motivante. Ad esempio, posso leggere in classe Bimbo d'acqua di Prösler, ma se i bambini potranno scoprire in mezzo a un piccolo corso d'acqua le tracce di passaggio dei personaggi del libro, lo so, la casa sommersa, piccole stoviglie, uno stivale giallo di gomma, la suggestione immaginativa sarà molto più forte. Di conseguenza si potrà utilizzare proprio quello spazio motivante per veicolare contenuti di vario tipo, dallo stimolo alla lettura individuale, alla riflessione sulla lingua. Questa modalità apre una scorciatoia alla letteratura e, perché no, magari anche alla storia. Lavorare all'aperto, quindi, restituisce ai bambini un tempo dilatato, quello che permette al pensiero di avere spazio, all'immaginario di svelarsi, alla creatività di trovare nuove strade di espressione. E trovare uno spazio comodo, isolato, dove leggere, scrivere, riflettere, porta un lento e graduale approccio verso un silenzio vero, quello che porta all'ascolto di sé e del fuori di sé, al ritmo del proprio tempo interiore e a lungo termine a un'aumentata capacità di concentrazione, anche per i bambini che hanno più difficoltà in tal senso. Esplorare, progettare, realizzare all'aperto mette alla prova i bambini con se stessi, ma ha un vantaggio. L'affrontare prove con unità di mente e corpo fa emergere con chiarezza le qualità di ogni singolo bambino, il suo atteggiamento nei confronti delle difficoltà, delle frustrazioni e degli imprevisti. Molto spesso, infatti, le reazioni espresse dal corpo di fronte a un ostacolo e le strategie messe oppure anche non messe in atto per affrontarlo sono straordinariamente simili a quelle vissute a livello mentale di fronte a un compito un po' arduo in classe. Ma in quest'ultimo caso difficilmente noi riusciamo a vedere, perché sono nascoste nell'interiorità di ognuno. Anche per questo l'osservazione dei nostri ragazzi mentre lavorano all'aperto diventa preziosa. Ci offre l'occasione per conoscerli meglio, per capire dove, come e se affiancarli o se farli affiancare da un pari. Per ultimo, ma non per importanza, certo, all'aperto si possono fare giochi straordinari. Sono giochi emotivamente coinvolgenti, unici e irripetibili. A questo proposito vorrei citare la frase di una bambina, la figlia di Corrado Bosello, appunto il nostro coordinatore del PANE, che alla richiesta di una sua insegnante sul nominare le cose che sapeva fare rispose: «Io so correre nel vento». È una frase straordinaria perché ci ricorda che una nozione di analisi grammaticale può essere dimenticata. Ma la percezione psicofisica di correre nel vento e le sensazioni profonde che suscita di libertà e leggerezza ci possono accompagnare per la vita. Bene, grazie. Grazie Alessandra. Una grande emozione. C'è un grande respiro pedagogico in un albero, no, Alessandra? E grazie anche perché ci ricordi quante bambine, quanti bambini, come anche Irene in effetti,
hanno contribuito alla nascita della rete, è bastato semplicemente osservarli. Grazie. Allora, Laila Evangelisti insegna nella scuola primaria, capofila della rete, Don Marella Bologna, e avete sentito Filomena Massaro, che è una grande presenza per tutti noi, fuori e dentro, senza stagione, è il suo contributo per invogliarvi a iniziare a fare scuola in questa prospettiva educativa, così evidentemente interdisciplinare, dirà Laila, e ricca di continue connessioni tutto l'anno. E qui, come ha ricordato prima Marilena Pillati, il Comune di Bologna è stato fondamentale a sostenere e diffondere la rete e la sperimentazione. Ricordo anche la preziosa e competente regia della pedagogista, nostra collega Monica Gori. A te, Laila, e buon intervento. Buongiorno a tutti, io sono Laila, un'insegnante della scuola primaria Marella dell'Istituto Comprensivo 12 di Bologna. Per questa occasione ho scelto un'attività da presentare svolta nel mese di gennaio. La scelta è stata proprio voluta per dimostrare che in una pratica all'aperto non c'è un clima o una stagione da privilegiare, bensì l'esperienza che si intende portare avanti con i ragazzi. Insieme alla mia collega, noi anni che lavoriamo con una scuola all'aperto e in una maniera interdisciplinare, pertanto i diversi contenuti trattati altro non danno che elementi nuovi per introdurre nuove esperienze. Siamo partiti da storia, i ragazzi studiavano gli egizi e nello studio degli egizi hanno appreso che a quei tempi come unità di misura utilizzavano il cubito. A questo punto abbiamo guardato esattamente che cos'era questo cubito, i suoi multipli e i sottomultipli, e abbiamo deciso in maniera arbitraria di sperimentarli anche noi. E quindi abbiamo misurato prima all'interno e poi abbiamo provato col nostro corpo a sperimentare anche all'esterno. E in questa occasione i ragazzi da subito hanno fatto la riflessione che effettivamente per le irregolarità delle geometrie e delle superfici la difficoltà era ulteriore rispetto a quella all'interno. Decidiamo quindi di costruirne uno regolare. Sempre con la tecnica degli antichi, con la terra e la paglia, abbiamo costruito il nostro cubito mattone, chiamiamolo così, e abbiamo provato ad applicare pure quello. Effettivamente funzionava già meglio per i dati che dava, però non si prestava per le misure di una certa lunghezza. Quindi, sempre grazie agli antichi, scopriamo che era in uso anche il passo. Applichiamo questo passo. Prendiamo, scusate ma non sono andata avanti, andiamo fuori, qui è dove abbiamo raccolto terra, erba e quanto ci serviva per il cubito, dopodiché decidiamo di andare fuori e sperimentare il passo. Come sperimentiamo questo passo? Individuiamo due percorsi, visto che noi in classe siamo 26, siamo tanti, individuiamo un percorso a destra e un percorso a sinistra, dividiamo i bambini in due gruppi, in due macrogruppi, e all'interno dei gruppi formiamo le coppie a sorteggio. Dopodiché il compito di ogni coppia era: uno doveva mantenere la stessa lunghezza di passo nel misurare il percorso e l'altro registrava. Al ritorno scambio dei ruoli, di modo che entrambi vivessero la stessa esperienza e si potessero poi confrontare i dati. Fatto questo, premetto che nella nostra classe abbiamo anche un alunno disabile grave, ma non per questo si precludono le esperienze di ogni tipo anche per lui. In questo caso il bambino a lui abbinato al ritorno aveva il compito di compiere il passo pari alla lunghezza misurata con un bastoncino dalla ruota anteriore alla ruota posteriore, di modo che tutti avessero dei dati da confrontare. Finiti i percorsi, rientriamo e cominciamo a registrare i dati. I bambini vengono divisi nei gruppi di destra e di sinistra, di modo che i dati potessero essere i medesimi per lo stesso percorso. La riflessione porta i ragazzi ad evidenziare che, pur avendo delle similitudini nelle lunghezze, comunque i dati risultavano già diversi dalla stessa coppia, sia all'andata che al ritorno il percorso era il medesimo, ma i dati non erano uguali.
Quindi da loro si evidenzia il bisogno di avere davvero qualcosa di lineare. Bene, a questo punto era il momento di prendere fuori il metro. Prendiamo il metro, andiamo fuori, ma ovviamente il passo di un ragazzo è inferiore al metro e quindi in automatico loro stessi arrivano a scoprire i centimetri. Li applichiamo, appunto, non abbiamo più alcuna difficoltà. Rientriamo, cominciamo a calcolare effettivamente da un bisogno che nasce da loro. Quanti metri effettivamente abbiamo percorso nel nostro tragitto? Bene, adesso che sappiamo quant'è la lunghezza del passo di ciascuno, ognuno rileva i propri dati in maniera più lineare e quindi si procede a un esercizio matematico che in questo caso non è il classico mero esercizio di matematica, ma è un bisogno nato da loro, dalla voglia di scoprire effettivamente quanto avevano percorso. Adesso era già il momento di passare ai multipli e quindi decidiamo di costruire il decametro, perché è facile parlare di multipli, però a livello visivo non abbiamo mai la realtà di quanto effettivamente è questa misura fino a che non la rendiamo reale. E quindi con dei vecchi rotoli da calcolatrice cominciamo a costruire dei decametri. Perché ne abbiamo fatti più di uno? Perché la somma dei decametri che siamo andati a costruire ci permettevano poi di unirli e costruire l'ettometro, quell'ettometro che poi avremmo portato fuori per vedere effettivamente steso sul sentiero quanto effettivamente fosse lungo. Ma mentre in matematica si stava facendo tutto questo, in narrativa i ragazzi leggevano il bambino di vetro e dalla lettura del bambino di vetro scoprivano quelli che erano i giochi degli anni 50 e scoprivano il fucile ad elastico. Effettivamente il fucile ad elastico aveva un suo fascino, decidiamo quindi di costruirne uno ciascuno. A questo punto avevamo già tutti gli elementi a nostra disposizione, conoscevamo le misure, sapevamo fare i calcoli, decidiamo così di fare i calcoli esatti di quanti ne occorrevano, di quanti listelli da 3 metri, che sono quelli in commercio che si vendono, occorrevano per riuscire a ricavarne 28 pezzetti da 35 centimetri ciascuno. Facciamo tutti i nostri calcoli, procediamo all'acquisto dei listelli, dopodiché apriamo un vero e proprio laboratorio di falegnameria fra dentro e fuori. Di questi listelli facciamo le tacche, dopodiché col seghetto seghiamo le nostre parti per ottenere 28 parallelepipedi della lunghezza di 35 cm l'uno. A questo punto era più una pistola a canna lunga che un fucile. Poi nei diversi pomeriggi andiamo sulla nostra scala antincendio e cominciamo a levigare con la carta abrasiva. Questo era importante perché ovviamente intanto erano dei parallelepipedi molto spigolosi e in più, come tutti i pezzi di legno, possono avere delle scheggiature. Quindi ce li siamo levigati il più possibile e cercato di togliere il più possibile le asperità. Dopodiché ci è voluto più di un pomeriggio, dopodiché li abbiamo decorati a piacimento, di modo che ognuno lo personalizzava come voleva. Abbiamo piantato un chiodo alla base, una molletta da bucato ed ecco qua la nostra pistola. Ma la cosa più interessante è stato che alla fine li abbiamo utilizzati per sparare effettivamente il nostro elastico, che qui non si vede, ma vi garantisco che era un bellissimo elastico. E abbiamo visto che aveva una bella gittata. A questo punto la domanda è nata spontanea: come mai l'elastico andava così lontano? Ed ecco proprio da questa domanda avere inizio il nuovo percorso sulla forza elastica, che si inseriva a questo punto meravigliosamente nel nostro percorso di scienze, perché dopo il calore entrava a pieno titolo nelle forme di energia. A questo punto, come si può vedere, io l'ho trattato in fretta, ho saltato alcuni passaggi, ho messo quelli più essenziali.
Però niente è nato per caso, è tutto correlato, ma soprattutto abbiamo svolto un'attività prevalentemente basata sul metodo scientifico. Si parte da una domanda, si fanno delle ipotesi e si sperimenta. Si sperimenta fino a che è il bisogno stesso nei ragazzi di trovare delle soluzioni. E non a caso, per trovare delle soluzioni, andiamo ad applicare italiano, matematica, tutto quello che occorre, ma a questo punto non è più una disciplina mera vissuta in un banco con un'esposizione frontale. È il bisogno proprio di saperlo fare per poter andare avanti e quindi modifica tutto quello che è una scuola basata proprio sull'esperienza e non su una lezione nuda e cruda. A questo punto il fuori e il dentro è una necessità, quindi nell'insegnante non importa se hai un parco, se hai un giardino enorme, ti basta uno spazio per poter sperimentare, per dare quella libertà ai ragazzi di cercare il proprio posto, di muoversi liberamente, di avere delle regole che sono loro stessi che se le danno per poter vivere al meglio le loro esperienze, sono i primi a rispettarli. Quindi io la consiglio a tutti la pratica all'aperto, perché non ci devono essere dei vincoli legati a una struttura, ma basta avere un cielo sopra alla testa e una libertà di movimento che ci permette di esplorare anche quello che per tutti è già un qualcosa di scontato e di esplorato. Io direi. Grazie, grazie mille Laila, grazie alla tua scuola. E ringrazio anche Manuela Fabrici, la facilitatrice di Fondazione Villa Ghigi, che prima avete ascoltato, che vi accompagna da anni. E vi ricordate di Gianfranco Zavalloni, il maestro dei diritti naturali dei bambini? Beh, lui qualche decennio fa tracciava un cerchio di un chilometro a Cesena intorno alle sue scuole. Poi, con le insegnanti, studiava attentamente, ma in pratica, tutto ciò che era raggiungibile a piedi, in sicurezza, per fare scuola. Disegnava una mappa e trovava collegialmente tutti i giacimenti culturali, didattici ed educativi. E ora siamo a Chiara Protasini, che ci farà ricordare Gianfranco con il suo intervento. Chiara insegni a Milano, alla scuola Casa del Sole, una scuola inclusiva. Questo è un intervento che racconta in modo inclusivo cosa può succedere a una scuola all'aperto. Avete sentito Francesco Muraro, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, e ora sentirete l'intervento di Chiara, che è intitolato A spasso nello spazio e nel tempo. Quindi ora state Chiara e buon racconto. Grazie, spero si vedano le diapositive. Per l'appunto io insegno nella scuola primaria Casa del Sole, che è uno dei due plessi del Licì Via Giacosa di Milano. La nostra scuola è situata nella periferia nord-est della città, in una delle zone cittadine a più alto processo migratorio, e ciò fa sì che l'utenza sia composta per oltre il 70% da alunni di nazionalità non italiana, alcuni nati in Italia, figli di genitori migranti. Altri loro stessi ne ho arrivati in Italia, comunque tutti con diverse necessità specifiche. La Casa del Sole, quindi uno dei due plessi dell'istituto, come diceva prima il dirigente e accennava il dirigente Francesco Muraro, è collocato all'interno di uno storico parco milanese che, come si può vedere anche da questa foto, è molto spazioso, nel senso che occupa 100.000 metri quadri di verde. Una cosa sicuramente un po'
anomala per una grande città come Milano, ma che per noi è diventata una grande opportunità per rispondere alle esigenze di un'utenza variegata, portatrice di culture, lingue ed esperienze diverse e, come si diceva prima, anche di bisogni educativi speciali. La Casa del Sole era nata già, come diceva il dirigente Francesco Muraro, con questa tradizione, una tradizione che risaleva già agli anni 20, quando il Comune di Milano, come diceva il dirigente, acquistò l'area del vecchio parco Trotter della città e la trasformò in una struttura scolastica per accogliere i bimbi gracili e anemici. E già allora si era pensato di costituire questa scuola per offrire agli alunni un ambiente ecologicamente, era proprio segnato ed è presente nei nostri archivi attuali, ideale in cui studiare. Quindi, i diversi padiglioni scolastici che qua potete vedere e che comprendevano diverse zone, addirittura una piscina, erano concepiti per stare in presa diretta con gli alberi del verde in una strutturazione che è rimasta tale anche oggi e che ci dà la possibilità di vivere moltissime occasioni di scuola all'aperto. Anche qua senza dover creare o avere la necessità di strutturare un granché, ma proprio sfruttando quello che resta dalle nostre parti. Il percorso che ho pensato di presentare in questa occasione vuole sottolineare quanto una scuola che sfrutti il contesto ambientale in cui è inserita, storico, geografico, naturale o artificiale che sia, come abbiamo visto negli scorsi interventi, offre comunque occasioni in cui i bambini e i ragazzi possono costruire i loro apprendimenti non solo attraverso la narrazione, ma attraverso il vissuto. In una classe seconda, nella quale io ero appena arrivata come docente, era nata la necessità di lavorare sulle tracce del passato per introdurre gli apprendimenti storici, ma anche quella di lavorare sull'orientamento per collegare quanto appreso sugli indicatori spaziali in un più largo contesto di senso. Allo stesso modo emergeva, come capita spesso nella nostra scuola, la necessità di far conoscere a diversi alunni neoarrivati in Italia la scuola nella quale erano inseriti, ma anche il contesto nel quale erano inseriti, e lavorare con l'intero gruppo sull'acquisizione di un lessico specifico e generico e sul rafforzamento delle abilità linguistiche e comunicative. Inoltre, le colleghe di ambito scientifico avevano la necessità di introdurre l'argomento della misurazione a piccoli passi, per riprendere quello che diceva la collega poco prima. Ecco che così è nato un percorso assolutamente interdisciplinare, come diceva negli interventi Alessandro Bortolotti, questo è stato un punto di forza che ha accompagnato gli alunni di questa classe per diverso tempo, circa 2 mesi di lavoro, ma con un intervento su questo argomento più specifico a settimana e che come valore aggiunto ha rafforzato profondamente anche il senso di gruppo e di appartenenza di quella classe di bambini che aveva vissuto in prima un avvicendamento di diversi docenti. Durante il percorso abbiamo osservato foto del passato che abbiamo recuperato dall'archivio della scuola e siamo andati in cerca nel parco delle loro tracce nel presente, trovandole ben diverse perché la piscina, ad esempio, ora non c'è più, adesso la stanno ristrutturando, ma siamo riusciti ad individuarla e a capire come poteva essere sfruttate. Letto di giochi e attività che facevano i bambini che frequentavano la scuola negli anni 30, 40 e 50 e abbiamo provato a reinterpretare a nostro modo i loro vissuti a seconda di quello che i bambini proponevano di svolgere nel loro presente. Ci siamo orientati dapprima con il sole per imparare a vivere profondamente i nostri spazi e poi ci siamo mossi invece utilizzando delle mappe costruite dagli stessi bambini e misurando a piccoli passi le distanze. Abbiamo usato
documenti del presente e del passato, confrontandoli con ciò che i nostri occhi vedevano direttamente all'interno delle nostre passeggiate. E camminando nel parco, come vi dicevo, per noi era molto importante anche l'aspetto linguistico, abbiamo imparato a riconoscere e ad usare nuovi lemmi, come quando ci siamo trovati sempre all'interno del parco della nostra scuola di fronte a una vecchia cisterna dell'acqua potabile. E naturalmente con le nostre competenze linguistiche abbiamo dovuto andare ad esplorare che cosa fosse cisterna, che cosa fosse potabile, e a quel punto l'insegnante di scienze ha realizzato anche, ha anticipato anche il ciclo dell'acqua legato a questo aspetto che avevamo nel nostro parco. Abbiamo conosciuto funzioni diverse degli spazi, perché ad esempio noi mangiavamo nei corridoi del padiglione, ma abbiamo visto che negli anni 30 mangiavano all'aperto sotto le fronde degli alberi, e chissà, potrebbe essere utile anche dopo questo coronavirus. E allora abbiamo tentato di reinterpretare a nostro modo la cosa e siamo riusciti a ordinare i panini di Milano Ristorazione per mangiarli nel parco senza portare fuori tavoli, questo non ci è stato permesso. Abbiamo costruito indovinelli e giochi di parole legati ad ambienti e spazi del parco scoperto, e abbiamo quindi anche unito un percorso di lingua italiana che ci ha portato alla scoperta di nuovi aspetti. Fuori dallo spazio dell'aula abbiamo potuto godere di un tempo disteso e dilatato rispetto a quello che si ha solitamente nello spazio interno, e i bambini hanno potuto mettersi alla prova con loro stessi e hanno potuto cercare i loro tempi di apprendimento, soprattutto quando divisi in piccoli gruppi. Si sono lasciati andare all'immaginazione e alla creatività e hanno trovato nuove motivazioni alla scoperta, dandone anche a me come docente, chiedendomi e dandomi le idee per proseguire il percorso. L'ambiente esterno, come contesto educante, in questo caso ha offerto l'opportunità di rafforzare la conoscenza degli spazi vissuti, il senso di rispetto per l'ambiente, ma ha anche consentito di esprimere e potenziare le competenze emotivo-affettive, sociali e relazionali tra gli alunni, che per noi era molto importante, e ha offerto proficue occasioni di arricchimento lessicale. L'esperienza infatti ha costruito una rete di competenze distribuite all'interno del gruppo e un lessico comune, rispondendo più di altre esperienze fatte all'interno delle mura scolastiche, esperienze indoor, a necessità di carattere linguistico, interculturale e a bisogni specifici che caratterizzavano quella classe, ma che possono essere sicuramente di stimolo e generalizzabili. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te, maestra Chiara, grazie a Milano, grazie anche a Limonta, l'assessore maestro del Comune di Milano. E ora transitiamo in questo secondo tempo, ringraziando gli interventi anche di Alessandra Maldina e Laila Evangelisti. Entrano in questo momento, insieme a me, in questo secondo tempo, il Comune di Lucca e di Capannori. Quindi Arianna Garuzzo, ciao Arianna, e Simona Pera, che saluto. E con loro, il cui titolo di intervento è Fuori mi scopro, avrete delle riflessioni importanti intorno al tema della valutazione e della formazione. I dirigenti scolastici dei due istituti comprensivi, Lucca 2, sono Gino Carignani, e invece per l'Istituto Comprensivo di Capannori Tina Centoni, li ringraziamo. E inizia Arianna Garuzzo e sulla sua scia prosegue Simona. Quindi a te Arianna, buon intervento. Sì, grazie Corrado, buongiorno a tutti, grazie alle persone che mi hanno preceduta, che ci hanno offerto così tanti stimoli di lavoro. E con la collega Simona, che interverrà appunto subito dopo di me, abbiamo pensato di legare scuola all'aperto alla tematica della valutazione, la valutazione formativa, che è un tema così caldo in questo periodo di fine anno, quindi scrutini e impostazione di giudizi vari, e a maggior ragione anche in un periodo di emergenza che stiamo vivendo, dove appunto la valutazione formativa ha risuonato in tanti ambienti. Il titolo Fuori mi scopro
scopro è piuttosto intuitivo nel messaggio che vogliamo proporre. E invitiamo a una lettura duplice, quindi sia per il bambino che anche per l'insegnante, in quanto ambedue fuori perdono alcuni strumenti di lavoro, diciamo classici, abitudinari. Il bambino fuori perde alcune sue certezze, si può trovare, quando non allenato, non esercitato, appunto, a trovarsi anche spaesato, se vogliamo anche soltanto all'indicazione che spesso si sente dire quando è in aula, quindi non ti muovere, stai fermo, mentre fuori l'indicazione è proprio quella contraria, quindi vai curiosa, e quindi si trova in un ambiente più ampio, più libero, più diverso, meno noto, acquistando sicuramente dinamicità ma anche imprevedibilità, anche rischio, e si trova a rivelare la sua capacità di fronteggiare situazioni nuove, sicuramente complesse, andando appunto a lavorare sulla natura che propone complessità. E d'altro canto anche l'insegnante fuori si trova a perdere dei suoi strumenti di valutazione, soprattutto visto il tema che portiamo, strumenti quindi valutativi per eccellenza, penso a verifiche, penso a compiti, e fuori quindi deve riuscire a mettersi in gioco, a rivedere alcune sue priorità, perché spesso, scusate, mi rendo conto che non ho mandato avanti il video, perché spesso appunto deve andare a rivedere alcune priorità, dicevo, perché spesso fuori alcuni particolari, da alcuni piccoli particolari si possono desumere date ed elementi valutativi di grande valore. Quindi in questo senso si sottolinea la necessità di un insegnante aperto anche nella valutazione e nelle osservazioni. E se è vero che giudizi e voti non ci mettono d'accordo, ora sappiamo da recente disposizione che il voto, per la felicità credo della maggioranza di noi, ma questo è un altro argomento, non ci saranno, comunque sia anche quando andiamo a costruire giudizi sappiamo quanto spesso non ci soddisfano, perché non riusciamo comunque a cogliere tutte le sfaccettature dei bambini nella loro complessità e ricchezza. E su questo possiamo lavorare nella progettazione proprio delle attività, e quindi lavorare su impostare lavori e sul creare situazioni affinché vengano fuori proprio importanti dati sul bambino che riuscirà senz'altro a regalarci. Questo è il mio comprensivo, il comprensivo Lucca 2. Comprensivo piuttosto grande direi, alle porte della città di Lucca. Io insegno in una scuola primaria Collodi, qui vediamo due foto, appunto una delle due è proprio l'agorà fatta con i tronchi di albero, appunto frutto della formazione che stiamo seguendo ormai da anni con la rete delle scuole di Lucca. Qui ho voluto sottolineare quanto le emozioni siano assolutamente, accompagnino assolutamente il processo educativo, il processo di apprendimento, e perché fuori sicuramente la possibilità di per ogni bambino di far emergere certe sue emozioni con attività più fluide, più libere, è evidente. Io insegno italiano e più volte anche in questa agora che vedete appunto nelle foto ho notato come il bambino si possa sentire più libero, proprio meno vincolato da schemi, quasi come se buttando giù i muri, no, dell'aula anche la testa sia più libera, sia meno vincolata, e vengono fuori davvero delle emozioni che accompagnano anche il lavoro stesso. E qui nuovamente l'insegnante si trova a dover essere aperto nella sua valutazione, nel senso che
dà valore a certi elementi. Ad esempio, in queste foto vediamo alcuni bambini che preferiscono stare seduti in terra, inginocchiati, altri che sono sul muretto, che si aggregano per gruppo, in coppia, alcuni che preferiscono passeggiare in silenzio. Questo all'occhio di un insegnante che vuole appunto riuscire a cogliere questi elementi di valutazione, sono davvero degli elementi importanti e interessanti. Vado avanti, dove appunto la valutazione formativa si inserisce in un circolo, in una spirale dove va a braccetto con insegnamento e apprendimento, e la valutazione si pone proprio come motore regolativo della successiva riprogettazione. E anche in questo caso la foto che ho scelto riguarda un gioco, qui era sulla riflessione linguistica, un gioco dove però in questa foto mi preme sottolineare l'aspetto intanto inclusivo, perché ognuno di loro si manifesta, ecco, agli occhi di un insegnante accorto a cogliere determinati elementi, e anche l'espressione corporea che loro sono liberi di manifestare ci dà indicazioni e informazioni sul loro lavoro, che non è soltanto un discorso sull'atteggiamento e sul comportamento dei bambini, ma che ha anche un grande importante risvolto poi sulla, se vogliamo, anche sulla prestazione più scolastica. Mi avvio al termine parlando però di questa, con questa slide, di un importante tassello delle nostre scuole, perché in questo caso appunto sto parlando del percorso di formazione della nostra rete, la rete della conferenza zonale della Piana di Lucca, che coinvolge parecchi istituti scolastici, ed è una formazione basata sulla modalità della ricerca azione. Il fatto di aver provato sulla nostra pelle è senz'altro stato un valore aggiunto anche al modo che abbiamo di valutare i nostri alunni, perché siamo più sensibili a riconoscere alcune emozioni, anche alcune fatiche emotive, perché sono sempre essere partecipi di un gruppo sfidante, lavorare assieme, sono comunque delle emozioni che noi riusciamo meglio a riconoscere nei bambini avendole proprio provate sulla nostra pelle. Lascio la parola alla collega Simona, che continua, ecco, la presentazione. Grazie per ora. Ringrazio il Comune di Lucca, che già Arianna prima introduceva, la conferenza zonale, l'assessora Vietlina, che è stata una grande promotrice, lo è ancora oggi, della rete, e la nostra infaticabile collega pedagogista Simona Serina, che ha promosso in questa zona della Toscana e in altri comuni della Toscana la scuola all'aperto e la pratica dell'educazione all'aperto. Simona, a te la parola. Ok, salve a tutti, buongiorno, sono Simona Pera, sono un'insegnante della scuola primaria di Capannori, Amalia Bertolucci del Fiorentino. Capannori è un grande comune che si trova nella Piana di Lucca e fa parte della nostra scuola dell'Istituto Comprensivo Carlo Piaggia. È una scuola a tempo pieno con 40 ore settimanali e una scuola da sempre improntata sulle attività laboratoriali. Anche in questa immagine di presentazione della scuola potete vedere un murales che è stato progettato e realizzato proprio con gli alunni. E la nostra scuola è una scuola che ha una caratterizzazione ben specifica, in quanto ha un numero elevato di alunni certificati, di alunni che hanno delle disabilità, e che da sempre è molto improntata quindi in un'ottica inclusiva. I laboratori ci sono sempre stati, i laboratori interni e diciamo esterni erano principalmente attività soprattutto di orto, mentre devo dire che grazie alla formazione di scuola all'aperto siamo veramente riusciti ad entrare in una
discorso molto più ampio in cui abbiamo cercato di coinvolgere sia il territorio con il comune che i genitori, perché comunque appunto la scuola che diventa che è una scuola comunità come la pensiamo deve essere condivisa, quindi la condivisione anche di un'aula all'aperto, qui vediamo proprio la costituzione dell'aula che è stata fatta proprio anche con l'aiuto degli insegnanti e che doveva servire e che è rimasta e rimane oggi come una possibilità veramente di avere un ambiente esterno che sia un'aula di apprendimento vero e proprio. E l'orto, come dicevo, è sempre per noi stato uno dei punti di partenza che poi ha permesso però di ampliarsi. E anche in questa immagine si vede che c'è un'attività di coprogettazione con gli alunni per quanto riguarda l'organizzazione del territorio e del terreno circostante. Abbiamo uno spazio molto ampio dove c'è un oliveto e c'è varie sezioni di orto, tra cui una parte diciamo con il percorso delle aromatiche. E diciamo, quando prima si parlava di una mappatura del territorio esterno, devo dire che nella nostra zona c'è questa possibilità di avere veramente tanti spazi utilizzabili per fare educazione all'aperto, spazi anche esterni alla scuola, ma molto accessibili, vicini, raggiungibili a piedi. Quello che è importante è che l'insegnante conosca bene questi luoghi e possa per primo sostenere questo tipo di apprendimento, perché abbiamo nella nostra formazione proprio cercato di far conoscere agli insegnanti gli aspetti che da promuovere all'interno di un'educazione all'aperto, che a volte se non sono ben conosciuti possono andare a creare situazioni di ansia, no? E di divieto sui bambini rispetto invece magari al favorire l'osservazione, la sperimentazione, che anche in queste immagini, come vedete, è stata diciamo al centro delle attività. E questo è un esempio, no? Quando si parla di un apprendimento che deve sì partire dal territorio, essere contestualizzato all'aperto, ma anche poi calarsi in quello che è il curriculum, qui c'è lo sviluppo di un progetto in verticale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, e qui vedete la costruzione di alcune figure geometriche, sono state fatte con dei picchetti e delle corde, e qui è proprio l'autoriflessione, no? E quindi quando si parlava prima della valutazione formativa viene proprio promossa, perché comunque quando io sono fuori e non mi trovo di fronte ad un compito che ho paura di sbagliare ma che invece voglio realizzare, mi comincio a fare tante domande, per esempio sulla costruzione del rettangolo che vedete qui a sinistra, quando siamo andati a misurare i lati non erano così perfettamente uguali, allora che cosa si può mettere in gioco? Quindi le conoscenze alla primaria che sono state acquisite, e quindi si comincia magari a pensare alle diagonali, proviamo a vedere se realizzando le diagonali poi riusciamo a calibrare questo nostro rettangolo, e queste sono tutte riflessioni che nascono sul campo, nascono dai bambini che non si sentono né giudicati né valutati, perché la valutazione c'è, però loro la percepiscono bene perché sanno ogni volta riprogettare, no? E quindi arrivare poi a quello che anche per loro è una grande soddisfazione. Ora in queste immagini c'è, dicevo, l'esperienza di tutti e tre gli ordini di scuola, sulla destra vedete come è possibile anche realizzare il teorema di Pitagora a una scuola media, quindi questo è veramente importante, perché si arriva a capire che l'educazione che poi è fatta all'esterno ma che si porta dentro, perché appunto nessuno vuole sostituire i libri, ma vogliamo cercare di far apprendere anche con una motivazione che nasce sicuramente dall'esperienza, perché la curiosità è lì, no? E quindi quando io faccio sono maggiormente interessato, ma sono anche interessato a arrivare al risultato in qualche modo. Quindi questa valutazione che nasce dalla riflessione, quindi esterno e interno che devono essere complementari, scuola all'aperto ci ha insegnato che non si tratta di portare fuori quello che si fa dentro, ma si tratta invece di fare delle esperienze che poi possono essere riprese dentro e possono andare avanti con una maggiore consapevolezza. Finito, grazie. Grazie a te Simona, e grazie a Luca Capannori. Anche fuori si impara era il titolo di un fortunato convegno della nostra rete di alcuni anni fa,
E come sapete dai lavori di Mirella D'Ascenzo, ma anche dai contributi di Mino Petazzini di Fondazione Villa Gigi, esistono ancora oggi delle scuole centenarie pubbliche all'aperto, quindi ci fa piacere concludere gli ultimi interventi di insegnanti con la scuola primaria statale Fortuzzi, siamo a Bologna. E quindi Maria Guerrini e Carla Carpigiani sono le insegnanti che ci racconteranno esperienze quotidiane praticabili che si vivono nel centro di Bologna in un parco, in Giardini Margherita. Piacerà a Franco Lorenzoni questo intervento, cara Maria, credo. Il titolo è Luci e ombre, l'ognomone. Chissà se Franco ti sta ascoltando. In bocca al lupo, buon intervento, a te la parola. Perfettamente. Perfetto, allora buongiorno a tutti, appunto sono Maria Guerrini e da 25 anni io insegno alle Fortuzzi, che è una scuola all'aperto storica, appunto come appena ha detto Corrado, ed è sorta nel 1917 all'interno di un parco di Bologna, che sono i Giardini Margherita. E le aule della nostra scuola non sono ampie, anzi direi proprio che sono piccole. In compenso le classi sono molto numerose, parliamo di 25 e 26 alunni. E la didattica all'aperto, quindi, che noi pratichiamo con molto entusiasmo e anche convinzione, ci aiuta anche semplicemente sotto l'aspetto logistico. L'ottica, non è la prima disciplina che può venire in mente quando si parla di outdoor education, ma ormai siamo alla fine di questo convegno e tutti, penso anche i più scettici, si saranno già convinti che il fuori rende immediati anche concetti complessi. Ed è per questo che vi propongo l'esperimento dell'ognomone, che altri non è che l'asta degli orologi solari. Basta un manico di una paletta per la spazzatura, pennarelli colorati, cartoncino bianco e un fazzoletto di terra nel cortile della scuola. Sono sufficienti 10 metri quadrati, ma quei pochi metri quadrati di terra, anche se lastricati, sono fondamentali. Senza non si può fare. Si pianta il manico perpendicolare al terreno e ai suoi piedi si sistema il cartoncino bianco, ben ancorato a terra. E durante la giornata, a periodi costanti, si disegnano le ombre riflesse. Il manico non deve essere troppo lungo o troppo corto. Nel primo caso non basterebbero 10 metri quadrati di cartoncino, mentre nel secondo caso le ombre si sovrappongono e si fa fatica a disegnarle e a misurarle. Nei giorni precedenti è importante uscire in ricognizione per scegliere il posto giusto, perché quei pochi metri quadrati devono essere illuminati dal sole il più a lungo possibile. Lo spazio deve poter essere isolato al grande pubblico, non si può inquinare la scena del delitto. Gli altri compagni della scuola possono osservare, anzi, più si incuriosiscono, più fanno domande. E più i nostri alunni impegnati nell'esperimento si dovranno cimentare in risposte che devono essere soddisfacenti. E questa è un'altra caratteristica positiva della didattica all'aperto. Non ci si chiude nelle proprie aule, si entra necessariamente in contatto con gli altri, si è costretti a interagire, a confrontarsi. E questo vale sia per i ragazzi che per gli insegnanti. Si può introdurre l'ottica con questa attività, oppure si può giungere a questo esperimento avendo già affrontato i diversi temi, la propagazione delle onde luminose in linea retta, la formazione delle ombre, corpi luminosi, corpi illuminati, corpi opachi, trasparenti, traslucidi, le ombre nello spazio, quindi le eclissi di sole, di luna, il moto apparente del sole. Quindi è un esperimento di per sé semplice, ma non semplicistico. Perché, come avete appena sentito, rimanda a contenuti tutt'altro che banali. E come per tutti gli esperimenti che si rispettino, si inizia con la formulazione di domande e di ipotesi. Cosa vedremo? Cosa succederà nel corso della giornata? Come cambieranno le ombre? E poi si parte. Dalla mattina presto si esce a coppie ogni 10 minuti e si disegna l'ombra del manico riflessa sul cartoncino. Questo è un compito che può sembrare elementare, ma richiede fedeltà all'impegno. Ora, durante la lezione è facile ricordarsi di uscire, chi mai? Ma durante la merenda o il pranzo, per non parlare poi della ricreazione, è decisamente meno facile. Già dopo poche registrazioni ci si accorge che il sole si muove in fretta.
che le ombre si muovono al contrario del cammino del sole, da ovest a est, che si accorciano velocemente e che il mezzogiorno locale non è a mezzogiorno. Il mezzogiorno locale non è un concetto semplice, ma con questo esperimento diventa immediato perché è il momento in cui l'ombra riflessa è la più corta e quindi è comprensibile veramente per ciascuno. A fine giornata il risultato è sorprendente e la scoperta e la conferma delle ipotesi o anche delle conoscenze dei nostri alunni sono molteplici. Vi avevo detto all'inizio che per questo esperimento il fuori è una caratteristica necessaria e converrete con me che effettivamente lo è e non se ne può fare a meno. Ma anche altre attività per le quali forse potrebbe bastare una finestra illuminata, ad esempio penso alla semplice osservazione del sole, oppure allo studio del fenomeno della diffrazione della luce, oppure all'uso dello spettroscopio costruito in classe, se le svolgiamo all'aperto acquistano un valore aggiunto. La prima dimensione importante che salta all'occhio guardando le foto è il poter svolgere queste attività tutti insieme contemporaneamente, potendo occupare lo spazio necessario. E vi ricordate, le nostre aule sono piccole, occupate completamente dai banchi, quindi senza la possibilità di girare liberamente. Quindi il fuori restituisce lo spazio ai bambini, che è uno spazio di esperienza, di conoscenza e di condivisione del sapere. Grazie per l'attenzione e buona serata, buona giornata a tutti. Grazie Maria, grazie mille. La dirigente scolastica delle scuole Fortuzzi, di questo istituto comprensivo, ricordiamo, la salutiamo, è Rosa Liguoro. Ora, come intervento conclusivo, prima delle conclusioni di tutto il convegno, ascolteremo Carla Carpigiani. Il suo intervento ha il titolo Caccia alla traccia. Per chi teme ci sia bisogno di troppo tempo per la scuola all'aperto, dura 20 minuti solo l'esperienza che racconta. Dunque, Caccia alla traccia, un percorso di ricerca per piccoli storici e naturalisti. Buongiorno, sono Carla Carpigiani e anch'io come Maria insegno da tantissimo tempo alle scuole Fortuzzi. Scuola che è passata nel corso della sua lunga vita da scuola all'aperto a scuola a tempo pieno, mantenendo sempre una didattica basata sull'esperienza a stretto contatto con la natura. Questa è un'esperienza che propongo già da parecchi anni nelle classi seconde della scuola primaria. Gli esseri viventi lasciano tracce. Gli storici e gli studiosi della natura le cercano, le analizzano, ne ricavano informazioni certe, probabili o impossibili. Il tema principale di questo percorso sono le tracce, intese come fonti di informazioni del passato, ma anche come elementi da analizzare e classificare per la conoscenza della natura. Quindi l'esperienza è storico-naturalistica, ma come succede spesso nella scuola primaria, dove praticamente è impossibile separare le materie, questo percorso ha carattere interdisciplinare e coinvolge geografia, lingua e arte. Gli alunni vengono coinvolti nella ricerca di tracce nel giardino della scuola, dove loro normalmente giocano, però non si sono mai soffermati ad osservare attentamente con gli occhi dello storico e del naturalista. Viene fatta una breve spiegazione introduttiva e dai gruppi di bambini viene consegnato il kit del giovane storico naturalista. Una lente di ingrandimento che serve per osservare meglio le tracce, una mappa piuttosto artigianale della parte del giardino da perlustrare, su cui loro hanno già imparato a orientarsi e su cui loro dovranno indicare la posizione circa di dove è stato trovato il reperto. Bandierine diversamente colorate a seconda del gruppo, che servono per indicare una traccia non trasportabile, per esempio un'impronta o qualcosa su un albero. Un sacchetto dove mettere i ritrovamenti e guanti per raccogliere i reperti. Il tempo di questa ricerca è limitato, circa 20 minuti. Noi l'abbiamo fatto nel giardino della scuola, ma questo tipo di attività si può ripetere anche in un cortile, in una parte del parco o in un qualsiasi spazio aperto. Si possono anche eventualmente seminare vari tipi di oggetti che possono suscitare curiosità o riflessioni particolari, per esempio pezzetti di giornale o di foglio di quaderno, monetine, una chiave.
L'obiettivo non è quello di far trovare dei tesori, ma è proprio quello di far ragionare a partire da un oggetto all'apparenza poco significativo. Dopo una prima selezione del lavoro, ogni bambino analizzerà un reperto con l'aiuto della scheda di ritrovamento. In questa scheda i bambini proveranno a fare ipotesi sulla loro traccia, provando anche a distinguere se le loro affermazioni siano certe, probabili o improbabili. Trattandosi di bimbi di 7 anni, la scientificità della risposta ha carattere molto particolare e fanno riferimento a un interessante immaginario in formazione. A questo punto, andiamo avanti nel... Qui, infatti, questo l'abbiamo seminato, e questo è l'immaginario particolare, fili neri e grigi. A questo punto subentra la fase creativa di scrittura e lo stesso oggetto potrà dar spunto a racconti fantastici che giustifichino in maniera fantasiosa la presenza dell'oggetto del giardino. Per esempio un aeroplanino toposo, l'uccello perdipiuma, la matita dell'extraterrestre. La progettazione e la costruzione del grande libro schedario segna la sintesi del lavoro. Il libro, su cui in questo caso i bambini hanno deciso di lasciare la loro impronta, contiene all'interno delle tasche, in cui è inserita una grande scheda da loro preparata, con l'oggetto, la scheda di ritrovamento e il racconto fantastico. La scheda è estraibile e permetterà ad ogni alunno di presentare ai compagni il frutto del proprio lavoro e di discutere con tutta la classe. Come avrete visto nelle foto, che scusate sono un po' datate, questi bambini adesso hanno 21 anni, questo percorso inizia in inverno e si conclude in tarda primavera, quindi si svolge durante tutto l'anno scolastico. Dopo la prima esperienza di caccia, i bambini autonomamente, durante la ricreazione, hanno continuato nel corso dell'anno e degli anni a cercare tracce e abbiamo persino fatto un museo dei reperti ritrovati in giardino. Devo dire che anche che questo spirito di osservazione e voglia di scoprire è rimasto anche durante le uscite fuori dalla scuola. Ovviamente in questo percorso ha avuto una grande importanza poter condurre le nostre ricerche all'aperto. In primo luogo, nel giardino si possono trovare molti più reperti, sia di tipo naturale, foglie mangiate, piume, sia tutti quegli oggetti dispersi dai bambini e insegnanti che invece all'interno delle mura scolastiche vengono di solito buttati, ritrovati o puliti. Uscire dall'aula aumenta poi molto la motivazione del bambino. Per quanto sia un ambiente che conoscono molto bene, il giardino mantiene per gli alunni un grande fascino, molto più avventuroso e stimolante dell'aula, e questo rende dunque per loro più facile lasciare un po' i panni dell'alunno per infilarsi in quello del ricercatore e del naturalista. In più, potersi muovere con una certa libertà in uno spazio ampio insieme al proprio gruppo, ciascuno con il proprio materiale e il proprio compito da svolgere, fa sentire i bambini più grandi e autonomi e può aiutarli a sviluppare senso di responsabilità. Grazie. Grazie Carla Carpigiani, grazie a tutte le colleghe e i colleghi della scuola pubblica primaria Fortuzzi. E con questi interventi chiudiamo il panel e iniziamo le conclusioni. Le conclusioni partono dal nostro gruppo di insegnanti. Voi avete sentito 7 insegnanti che lavorano anche fuori, tra i tanti insegnanti della rete, altri ascolterete, cioè, auspichiamo in futuro. Sono davvero infiniti i ringraziamenti che ora non riusciremo purtroppo a fare, scusateci. E in questo momento ci interessava sintetizzare questo panel, una prospettiva pedagogica, educativa, didattica, solida, una prospettiva plurale, in una continua sperimentazione, in una continua ricerca, valutazione, in questo senso ricordiamo un ruolo interessante di dialogo con INDIRE. Le insegnanti sono sostenute da differenti figure, facilitatori, formatori, ricercatori, pedagogisti, i dirigenti scolastici, i loro colleghi. Noi, come voi, pratichiamo la scuola all'aperto insieme, nella sua concretezza, nella sua complessità, e ci mettiamo ogni giorno alla prova, formandoci, provando ad accompagnarvi, anche pianificando con rigore, con cura, l'insegnamento nuovo che in questi tempi
è necessario fuori dall'aula. Lo faremo insieme. Questa è in pratica quella che avete sentito, la scuola all'aperto, viva, possibile, che cresce anno dopo anno, grazie a tutti voi, che ritorna a incontrare e a leggere cosa c'è di buono e utile intorno a ciascuna vostra scuola, sul serio, ovunque e tutto l'anno. E in questa estate così faticosa e così impegnativa, ci formeremo ancora insieme con il sito Scuola all'Aperto, e con cautela e per quanto ci sarà possibile, voi contate su tutti noi, perché noi tutti conteremo proprio su di voi. Grazie. Passo la parola per le conclusioni agli altri coordinatori del panel. Due minuti, ok? In due minuti cosa posso dire di intelligente? Allora, intanto che prima di tutto devo ringraziare chi ha costruito questa rete, anche per l'accoglienza che ha riservato alla mia scuola, e devo dire che io credo molto alla costruzione di reti quando le reti sanno restituirti più energie di quante ce ne metti dentro, no? Se no le reti non servono, se no sono solo reti formali, ma vedo che i colleghi dirigenti sono molto d'accordo su questo, perché e questo è il caso, è stato un bel percorso quello in cui mi avete coinvolto. Sono contento che Milano in qualche modo abbia uno spazio e credo possa dare molto in prospettiva, anche perché, come ho detto già nel mio intervento prima, c'è una lunga storia alle spalle, il che fa sì che queste scuole possano essere un'avanguardia, perché non c'è pensiero che guarda oltre se non c'è una storia a cui attingere. Quindi vi ringrazio, ringrazio l'ultimo panel delle maestre che ho seguito con grande attenzione, credo che sia stato il cuore vivo del convegno, e grazie a tutti voi e a chi è riuscito a seguire tutto il convegno, che dai numeri che vedo è la grandissima parte degli iscritti. Ho finito. Grazie a tutti. 3 ore e mezzo, non era nelle nostre previsioni, si è riusciti a sforare di solo mezz'ora, però ci avete seguito, sono crollati i partecipanti in queste conclusioni, man mano che parliamo noi crollate, ma perché avete resistito. Soprattutto è importante, quando parlavano le insegnanti, ci siete stati, oltre 500 di voi. Vi ha toccato punte di 600 e è stato interessante, è la prima volta che provavamo a fare una cosa del genere, siamo tutti abituati ai contatti personali più ristretti, siamo riusciti a raggiungere più persone. Io quali parole raccolgo dal panel 2 e un po' anche qualche altro panel? Il fatto che le domande da cui eravamo partiti, perché, dove, quando, cosa, adesso ci sono un po' di risposte o di esempi almeno. Il panel delle insegnanti vi ha fatto vedere molte esperienze pratiche, concrete, dove, ovunque, dal cortile di casa alla montagna più lontana, quando, sempre, da gennaio ad aprile, a settembre, ci si può preparare e si può fare. Come ci vuole un po' di studio, un po' di attenzione sul come, sul cosa la rete cerca di mettere insieme i saperi, di essere utile l'una all'altra. Abbiamo visto, e lo voglio risottolineare, un esempio di rete che, come diceva Cesare, diventa sistema, quel sistema molto bello che abbiamo visto nel sud-ovest dell'Inghilterra. 150 scuole, numeri che noi non riusciremmo a gestire con i contatti, però con una proposta di formazione, di metodologia e di validazione che nel nostro piccolo noi abbiamo, con i rapporti con le università, con i facilitatori, con i formatori. E piano piano dobbiamo crescere, quindi a tutti quelli che ci ascoltano, contattateci e cerchiamo di fare rete. E poi, come dice Corrado, quest'estate continueranno questi semi che avete visto nei 7 interventi finali, cresceranno, perché vogliamo rimanere in contatto. Tenete d'occhio il nostro sito.
Grazie Carmelo. A me diciamo le conclusioni finali, quindi intanto un ringraziamento davvero di cuore a tutti i partecipanti, sia a coloro che hanno ascoltato, sia a coloro che sono intervenuti dandoci tanti stimoli di riflessione. E quindi credo che sia stata una giornata significativa un po' per tutti, perché ovviamente lo scambio e il confronto è proprio l'anima del nostro lavoro, no? come educatori, come uomini e donne di scuola. E, ecco, prima faccio i ringraziamenti, così poi chiudo diciamo con proprio due parole, che vorrebbero dare il senso della nostra giornata. Quindi appunto, oltre a tutti i partecipanti, vorrei fare un grande ringraziamento al nostro regista, che è anche lui un insegnante, si chiama Daniele De Biagi, non vuole comparire, io gli ho chiesto di comparire ma non vuole, ci ha seguito, ci ha supportato, ci ha sopportato, perché oggettivamente era una prima esperienza. Devo dire che adesso mi sento molto meno tesa dell'incipit, perché appunto siamo abituati a parlare in presenza. Devo dire che pur nella complessità della cosa, diciamo che è un'esperienza che potremo ripercorrere, perché consente nello stesso momento di avere persone che pure magari sono impegnate in diverse parti d'Italia e non solo, come abbiamo visto, e che probabilmente non saremmo riusciti a raggiungere se avessimo dovuto spostarli in un unico luogo nella stessa giornata. Quindi anche diciamo il web è un'opportunità che è da sfruttare, non è, come diciamo sempre anche rispetto alla scuola, non è un obiettivo, ma è un mezzo, ed è un mezzo anche importante. E ecco, per chiudere, che dire? La nostra idea è quella di provare a progettare insieme una scuola aperta per, diciamo, sintetizzare un po' tutto quello che abbiamo sentito, aperta a un pensiero divergente, critico, e non un pensiero asettico, seduto, aperta alla realtà in cui siamo strettamente tutti connessi e quindi anche a tutte le sue difficoltà, Covid compreso, e aperta ad un apprendimento profondo, autentico, quindi un apprendimento per tutta la vita. E quindi se noi siamo aperti a questo, direi che siamo aperti a progettare insieme il futuro, che non è il futuro della scuola, ma è davvero il futuro della nostra società. Per cui sembra un obiettivo enorme, ma tutti insieme, e soprattutto tutti insieme, diciamo, in un mondo scolastico che dovrebbe davvero essere il luogo della ricerca, il luogo della cittadinanza, direi che ce la possiamo fare. Quindi, come hanno detto i miei colleghi conduttori, diciamo, vi aspettiamo, ci aspettiamo reciprocamente sul sito e nelle varie opportunità che potremo avere ancora da qui al futuro. A settembre riprenderemo, sarà una ripresa non semplice, e non pensiamo sicuramente di risolvere tutte le problematiche, diciamo, della scuola in così pochi mesi. Sicuramente possiamo gettare quei semi di cui parlava Carmelo per farli diventare delle piante. Quindi buona estate a tutti, in una estate appunto che sia di pensiero riflessivo e di rilancio e di riproposta. Grazie a tutti davvero.